Dicevo che abbiamo scelto, lo dico a Michela Rugani che era assente alla scorsa commissione, un metodo di lavoro che è neutro rispetto al risultato finale, cioè che la commissione vedrà tutte le osservazioni punto per punto. Abbiamo scelto semplicemente un ordine di esame dei vari punti delle osservazioni che non è cronologico, ma è per articolo. Tra l'altro, un metodo di lavoro che si presta, diciamo, ad essere utilizzato in questa fase, quella, diciamo, delle osservazioni alle norme tecniche di attuazione, ma invece, secondo me, per esempio, non si presta altrettanto bene per altri tipi di osservazioni. Quindi che cosa stiamo facendo, Michela? Stiamo scorrendo ogni singolo articolo, articolo 1, articolo 2, e diciamo quali sono le osservazioni che sono state presentate su questo articolo, le verifichiamo tutte, le osservazioni che sono state presentate su ogni singolo articolo, in modo che si possa vedere sullo stesso tema quali sono i punti di vista che ci offrono i vari osservanti. E poi si procede così. Quindi abbiamo fatto i primi 16 articoli in questo modo, andando a vedere tutte le osservazioni che sono state presentate per ciascun articolo. Laddove un'osservazione, e ce ne sono, contiene più richieste di modifica su più articoli, che cosa accade? Accade che su quell'osservazione tutte le volte ci si torna sopra per vedere via via tutti i punti che sono stati sottoposti all'attenzione della Commissione. Faccio un esempio: le osservazioni degli ordini professionali vertono su molti articoli e noi volta a volta riprendiamo in esame l'osservazione dell'ordine professionale del caso in relazione all'articolo che stiamo affrontando. Il risultato finale è che rispetto al registro, Michela, che avete, noi vedremo tutte le osservazioni punto per punto. Semplicemente, invece di seguire un ordine cronologico che sarebbe, diciamo, del tutto confusionario, perché ci costringerebbe a parlare per ogni osservazione degli argomenti più disparati, tornare indietro, tornare avanti. Un modo inconcepibile di lavorare, stiamo seguendo un ordine per temi, per articoli. Siccome ogni articolo affronta un tema, noi andiamo a vedere su quel tema tutte le osservazioni che sono state presentate. Tra l'altro, guardate, ci sono cittadini che mi domandano, assessore, di che cosa parlate alla prossima commissione? Perché magari sono interessati ad approfondire un tema piuttosto che un altro. In questo modo noi gli possiamo dire, guardate, stiamo scorrendo via via, no, gli articoli della norma tecnica delle normative tecniche d'attuazione che ci interessano e voi attraverso, diciamo, l'esame dei singoli articoli potete vedere come stiamo valutando le varie osservazioni che ci sono sui singoli temi. Quindi io lo dico anche rispetto alla domanda che faceva Fabrizio Cinquini. Anche se non fosse dovuto a livello regolamentare, io questo non lo so, la Commissione in ogni caso sta esaminando tutte le osservazioni punto per punto, semplicemente attraverso un ordine espositivo che segue il filo logico degli articoli del piano operativo piuttosto che un ordine cronologico che non ha nessuna logica. Ho anche detto che se alla fine di questo lavoro dovessimo accorgerci, ovviamente, io me le sto segnando e l'ufficio anche, che è saltato l'esame di qualche osservazione, ci ritorneremo sopra, ovviamente, no? Perché tutte le osservazioni devono poter essere esaminate. Il consigliere Erra ha espresso delle perplessità su questo metodo, perplessità che io non ho capito e che non condivido, ma l'ha espresse e prima ce l'ha ridette. Dopodiché, dopo che ce l'ha espressa, abbiamo cominciato a lavorare con questo metodo e l'altra volta con questo metodo problemi non ce ne sono stati. Tant'è che sui vari articoli abbiamo fatto anche delle discussioni e degli approfondimenti.
Poi, altro aspetto invece è la votazione, che ancora non abbiamo fatto perché è corretto che intanto prima ci sia l'esame delle osservazioni. Quindi noi è fuori discussione che stiamo guardando tutte le osservazioni una per una. Seguiamo un ordine che ci sembra quello migliore per lavorare. E l'altra volta ha funzionato, perché tutti i consiglieri che fanno parte della commissione sono stati messi in grado di lavorare. Aggiungo, permettetemi, che è il presidente della commissione consiliare che regola i lavori, come succede in consiglio comunale per il presidente del consiglio comunale. E aggiungo che posto che abbiamo già fatto 16 articoli con il metodo che è stato usato nella commissione precedente, la discussione sul metodo è finita, perché ora non è che noi possiamo cambiare metodo in corsa e seguire un ordine che non è quello che abbiamo seguito fino ad ora, con la garanzia che tutte le osservazioni verranno verificate una per una, punto per punto. Con un metodo ordinato, logico, che anzi garantisce di più la commissione, perché la commissione può capire su un singolo tema tutti i punti di vista che i cittadini ci hanno offerto. È un modo più trasparente di lavorare, è un modo più ordinato di lavorare, non peggiore per la commissione, migliore per la commissione. Ora, se il consigliere erra, teme, non lo so, cerco di capire le sue preoccupazioni, che ci sfugga qualche osservazione. Basta segnarsele, io me le sto segnando e in fondo facciamo una verifica e Erra ci potrà dire: guardate, no, commissari, presidente, assessore, questa osservazione di questo cittadino su questo punto non l'abbiamo presa in esame, ve la siete dimenticata. E allora, come dire, colmeremo la lacuna. Ma per il momento stiamo procedendo in modo ordinato e il metodo torna. L'unico aspetto da attenzionare è quello che dicevo, siccome io mi sono segnato, no, su ogni articolo tutte le osservazioni che ci sono, attraverso anche un confronto con l'ufficio, ci fosse che mi sfugge qualche osservazione, bisognerà tornarci sopra, ma io ci sto facendo le X sul registro delle osservazioni e penso anche voi lo stiate facendo. Quindi, se alla fine poi le X sono su tutti gli articoli, su tutte, scusate, le osservazioni, e sui vari punti delle osservazioni, il lavoro è stato svolto ed è stato svolto anche in modo ordinato. Io un altro metodo di lavoro ordinato non saprei immaginarlo, perché l'idea che oggi si discuta, faccio un esempio, del cambio d'uso, poi si discuta, che ne so, degli ampliamenti, poi si discuta degli interventi nel territorio urbanizzato e poi magari gli stessi argomenti si ridiscutono fra tre o quattro commissioni perché si segue un ordine cronologico quando li abbiamo già discussi in questa commissione, è un modo di lavorare che non ha nessuna logica e che nessuno adotterebbe perché non è funzionale per nessuno, né per noi che dobbiamo lavorare, né per chi ci ascolta da casa, né per, come dire, avere noi una cognizione precisa delle decisioni che si prendono. Perché guardate che quando si discute un tema, diciamo, qualche settimana prima e poi si affronta in modo disorganico, magari qualche settimana dopo, si rischia anche di avere una cognizione poco coerente delle cose. Invece qui stiamo per temi affrontando tutti i problemi, le questioni che i cittadini ci hanno sollevato. Io un metodo più trasparente non lo conosco. Io non mi ricordo nella storia di questo comune un metodo più trasparente di questo, commissioni che vengono rese pubbliche nel momento in cui le si fanno, attraverso una diretta alla quale possono accedere tutti i cittadini, con una trasparenza che non ha uguali nella storia di questo comune. Vi invito ad andare a verificare. E quando col segretario, che è qui e lo può confermare, ci siamo confrontati sulle modalità, diciamo, di conduzione della commissione, il segretario ci ha fatto presente che non c'era alcun obbligo di pubblicità della commissione, perché il consiglio comunale è pubblico, ma la commissione non necessariamente. E io, d'accordo col presidente della commissione, sicuro di interpretare una volontà comune a tutta la commissione, ho detto: no, facciamole pubbliche le commissioni e cerchiamo anche di avere un modo di lavorare che sia comprensibile dall'esterno, perché ciò che è comprensibile dall'esterno
è trasparente, pubblico e ci sono più garanzie che le scelte si facciano nell'interesse pubblico. Allora, io, siccome Riccardo era una persona seria, che ha collaborato seriamente con i suoi punti di vista alla stesura del piano strutturale, dove il metodo di lavoro, Riccardo, era questo, ma era un ambito di lavoro più semplice, dove era meno necessaria la ricerca, diciamo, di un ordine tematico, perché era diverso il piano strutturale. Allora io invito davvero il consigliere Erra ad andare avanti con il lavoro, verificando, diciamo, volta a volta come il lavoro va, pronti, ripeto, a ritornare sugli argomenti, a correggere, a riaffrontare i temi laddove ci sfugga qualcosa, ci mancherebbe. Voi avete il registro delle osservazioni, avete la possibilità anche di andarla a vedere una a una, tutte quelle che volete, controllate, no, che il tipo di esposizione che viene fatta da me sui vari articoli sia un'esposizione completa delle osservazioni che ci sono state fatte dai cittadini. Se ci sono dei problemi, ci torniamo. Noi vogliamo discutere tutto qui in commissione, nella massima trasparenza. Scusate, chi è che chiede la parola? R. Rugani. Preciso soltanto che questa discussione sul metodo, che avevamo già fatto l'altra volta, è di garanzia nei confronti dei lavori della Commissione, dei cittadini che hanno osservato e di coloro che partecipano, perché ci consente, e se avete tenuto il filo l'altra volta l'avete visto, di tornare anche sulle stesse osservazioni in più di un'occasione. Riccardo. Sì, ma intanto voglio fare una precisazione. Quando Simone dice abbiamo iniziato il lavoro si svolge, non è che io, perché io penso che il lavoro sarebbe, se fosse stato svolto in un'altra maniera, sarebbe stato meglio. Questo non vuol dire che io, se si sceglie un metodo, poi non collaboro, eh? Ci mancherebbe altro. Io collaboro e avete scelto, hai scelto un metodo. Va bene, collaboro lo stesso, non è che perché non si è fatto, come dico io, vado in contrasto e faccio dell'ostruzionismo, fa parte del mio carattere. Cerco sempre di essere propositivo nelle cose. Non lo condivido, Simone, perché per me era più semplice andare avanti osservazione su osservazione, perché all'interno della stessa osservazione si toccano tanti argomenti e tanti articoli all'interno di qualche osservazione. E quindi dopo te, analizzando l'articolo per articolo, perdi di vista l'osservazione che è il fulcro, secondo il mio punto di vista. E quindi non sai mai quando andare ad approvare quell'osservazione se tutti i punti sono stati toccati. Perché te dici le segni, ma ti può anche sfuggire l'osservazione che non hai recepito, che ci sono e non hai recepito nell'ambito dell'articolo, non viene menzionata all'interno del piano operativo. Quindi ti può sfuggire. Ecco perché io dico che secondo me il metodo migliore era analizzare osservazione per osservazione, accolta o non accolta, e giù di lì. Si poteva fare l'infarinatura generale, come diceva prima la Michela, si parlava in generale del metodo che abbiamo seguito nell'accoglimento, nel non accoglimento delle osservazioni, dopodiché si passava ad analizzare le singole osservazioni sulla base di quello che era stato fatto. Il metodo che era stato scelto. Ecco, io soltanto questo, è un metodo diverso. Io poi non mi metto ora a fare ostruzionismo perché è stato scelto un altro metodo. Si lavora e si cerca di lavorare nella miglior maniera possibile. Tutto qui, ecco, io era questo. È chiaro, Jacopo, che ci si torna su ogni singola osservazione. È chiaro perché andando avanti sugli articoli 1, 2, 3, se un'osservazione tocca 10 articoli, c'è da tornarci 10 volte sull'osservazione. Però quando arrivi in fondo hai fatto un tutto e quando vai ad approvare o meno la singola osservazione non lo sai perché è un potpourri di articoli che hai toccato e quando la vai a analizzare la vedo così. Poi in fondo quando ci saremo, che si analizzerà, che si dovrà votare ogni singola osservazione, vedremo, io chiederò dei punti, si guarda se sono stati toccati. Oh, tutto lì. Ti faccio notare Niente, questo, non è Riccardo. un Ti attacco. faccio notare solo questo, Riccardo. Le osservazioni hanno, e lo vediamo dal registro, un'istruttoria sull'osservazione nella sua interezza da parte dell'ufficio, che contiene l'accoglimento, non accoglimento, il parziale accoglimento. È Ma vero, vedo ma già si capisce male, Jacopo, questo onestamente, è stato dall'istruttoria. nello strutturale, te lo ricordi, eh?
È stato così anche nello strutturale, perché l'osservazione ha un'istruttoria intera e ha un'istruttoria intera. Tant'è che in votazione noi decidiamo di accogliere, non accogliere il parere dell'ufficio, che a sua volta è l'accoglimento, il parziale accoglimento o il non accoglimento. L'accoglimento parziale, hai ragione, di un'osservazione. Io ti chiedo, mi dici quali sono le parti che hai accolto se un'osservazione a 15 punti? Non lo vedi nella Sono d'accordo con risposta. te, ma se non facciamo in questo modo, cioè non Ne andiamo a vedere risponderò dopo. Quando nel... andremo ad approvare l'osservazione, chiederò, mi dite quali sono i punti accolti o no dell'osservazione? Se stai seguendo con una penna alla mano, passando dall'articolo all'osservazione, te hai modo di vedere come quell'osservazione è stata contenuta nell'articolo, come quel punto dell'osservazione è stata contenuta nell'articolo. Lo vedremo in fondo quando andiamo a votare. Dai, si guarda, vai, tanto, oh, Michela. avanti. Allora, scusatemi, io ho ritirato fuori tutto questo bailame perché io non ero presente alla scorsa commissione. Pensavo comunque sia che non ci fosse neanche questo problema perché pensavo che non si visionassero nemmeno le osservazioni e invece insomma c'è stato questo discorso. Allora, io ero dell'opinione del consigliere Erra. Pensavo che fosse meglio visionare osservazione per osservazione. Ho capito benissimo la spiegazione dell'assessore e sono d'accordo che scorrendo i punti, è chiaro che andremo a vedere le osservazioni nella loro completezza, perché scorrendo poi tutti gli articoli, è chiaro che andremo a toccare poi tutti gli articoli che riguardano, andremo a toccare tutto quello che riguarda poi l'osservazione. L'osservazione la vedremo tutta nell'intero, è chiaro. Però dico, dopo poi, anche per la votazione, penso che ci risaranno dei problemi, come diceva, secondo me. Questo era il mio punto di vista. Quindi dico, ormai la decisione è stata presa nell'altra commissione, io sinceramente avevo un altro punto di vista, però insomma andiamo avanti con i lavori e spero che sia stata la scelta giusta, però l'unica cosa che dico è che in fondo bisogna accertarsi, come ha detto l'assessore, che l'osservazione poi sia vista e sia guardata nella sua interezza. Ecco, segniamo un modino le cose e poi al momento della Segniamoci votazione. tutti a penna Sì, poi registro. Jacopo, mi troverò con te, mi farei vedere quello che avete fatto la scorsa volta. Segniamoci tutto per bene. E garantiamoci insomma che siano viste tutte per benino, perché poi quello che ho sentito io, quel discorso di sminuire la commissione e di valorizzare solamente il consiglio comunale, mi è rimasto un po' alla gola, mi è andato giù male, sinceramente. È un discorso che veramente avrei preferito non sentirlo, sinceramente. Mi ha dato molta, molta, molta noia, perché il lavoro dei commissari in commissione urbanistica sicuramente è molto importante, già una materia ostica, come si dice sempre, e è molto importante che qualcuno ce la faccia anche capire, ma non vorrei sentirmi sminuita in commissione e sentir valorizzare il Consiglio Comunale, guai al mondo, perché questo discorso che ho sentito mi ha dato molta, molta, molta noia, sinceramente. Michela, Detto, io l'ho ripetuto già dall'inizio che noi siamo qui per questo, cioè siamo Ecco, qui. no, 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 ma siccome il discorso l'ho sentito, non so se è stato registrato, spero di no, ma siccome l'ho sentito, mi ha dato molta noia. Registrato. Sinceramente mi ha dato molta noia, quindi la commissione democraticamente deve fare il lavoro che deve fare, i commissari devono poter parlare, poter dire la sua, poter votare anche loro, poter insomma visionare come ha fatto l'ufficio, che gli ci è voluto tanto tempo e ci vorrà tanto tempo anche alla commissione, perché il lavoro che ha fatto l'ufficio in dei mesi, e mi sono accorta che è stato un lavoro molto importante, perché anch'io dicevo, mamma mia, ma quanto ci mette l'ufficio a visionare le osservazioni. Mi sono resa conto che ha avuto un lavoro difficile l'ufficio. Mi rendo conto che sarà un lavoro difficile anche per la commissione e lungo anche per la commissione. Quindi voglio dire, insomma, non è che la commissione viene e ratifica quello che ha fatto l'ufficio. La commissione viene e controlla e fa un discorso di verifica, che poi non è che la commissione viene e ratifica e poi la verifica o okay, che lo fa il consiglio comunale che no, la commissione c'è. Viene, controlla e fa il suo lavoro, eh. Ecco, questo che Aggiungo sia chiaro. Va bene. a Per il resto, farlo,
Per il resto tutto a posto, andiamo avanti con il lavoro, io mi rimetto in pari per la commissione che ho perso e andiamo avanti con il lavoro e ringrazio Simone della spiegazione, sempre perfetta e cerca sempre di far capire le cose nel migliore dei modi, di quello gliene va dato atto. Entriamo nel merito della questione, nel senso che nella possibilità che abbiamo di vedere punto per punto, anche nell'articolazione dell'osservazione, cosa ci è stato chiesto, abbiamo la possibilità di approfondirlo, chiedendolo e vedendo come è stato recepito. E a conforto di questo voglio anche dire, me ne è capitata una così sotto mano, un'osservazione che la scorsa volta, proposta da un privato, è stata oggetto di attenzione due volte, perché ha posto temi che sono stati esaminati negli articoli che abbiamo visto, c'è e ce l'ho qui sott'occhio. Quindi voglio dire, è il metodo significativamente più lineare, anche per far capire a chi ci segue da casa, oltre a chi ha osservato, che stiamo facendo un lavoro che va nell'interesse della formazione di un buon piano. Io darei inizio ora e prosecuzione al lavoro, Vai. raccomandando a tutti, questo è importante, che nel riferimento alle osservazioni si faccia riferimento al numero delle osservazioni per le note questioni di riservatezza. Allora, l'altra volta eravamo arrivati all'articolo 16, quindi adesso dobbiamo esaminare l'articolo 17, tutte le osservazioni presentate sull'articolo 17. Non, ecco, l'architetto Cinquini lo sta mettendo a video. Allora, per quello che riguarda l'articolo 17, la prima osservazione che è stata fatta sull'articolo 17 è l'osservazione numero 27, che è alla pagina 1 del registro delle osservazioni. Qui chiedono la possibilità nei lotti liberi, cioè nei terreni non edificati, di realizzare unità immobiliari da destinarsi alla prima casa. Prevedendo l'incentivo urbanistico previsto nell'articolo appunto 17. Vedrete poi che questo tipo di osservazione non è stata accolta. L'articolo 190, scusate, l'altra osservazione riferita all'articolo 17, subito dopo la numero 27, è la numero 193. L'osservazione numero 193 si trova a pagina 10 del registro delle osservazioni. Una parte di questa osservazione riguarda la correzione, diciamo così, della definizione di superficie che avevamo utilizzato, cioè non far riferimento al concetto di superficie calpestabile, tema che abbiamo già affrontato nella prima commissione e che via via ritroveremo nei vari articoli. Quindi sotto questo profilo l'osservazione Siamo risulta. sicuri che sia questa osservazione qui? Siamo sicuri che sia questa osservazione qui? Io mi sfondo. Può Mi ha darsi detto che nell'articolo 193. 17, può darsi che nell'articolo 17 ci sia un riferimento al concetto di superficie calpestabile. Ora lo facciamo verificare magari all'architetto Cinquini scorrendo, diciamo così, il testo normativo. Vedete? Eccolo qua. Eccolo qua. Edificabile o edificata. Vedete? Quindi questa osservazione fa riferimento, diciamo, all'articolo 17. In questa parte, consigliere Erra, quella diciamo che riguarda la definizione di superficie. Poi, come lei ha già osservato, nel senso che l'ho capito, la sua domanda, poi l'osservazione verte anche su altri articoli e
su altri temi, insomma, quindi ci torneremo. Comunque il tema era quello della corretta definizione della Io sofferenza. ritengo, scusatemi, che la 193 sia accolta e non parzialmente accolta. Beh, questo ora poi lo vediamo, Alberto, nel senso, se c'è da dire che è accolta e non parzialmente accolta, va bene, insomma. Ma non è Lo proprio vediamo. menzionato l'articolo 17 sull'osservazione. Scusatemi, lo vediamo quando guarderemo l'osservazione in un'ottica di correttezza, Sì, razionalità che abbiamo auspicato, lo vediamo ora, lo vediamo. No, 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 certo, no, dicevo, io finisco l'esposizione delle varie osservazioni, poi dopo. Se ci sono appunto questioni le discutiamo, siamo qui apposta. Ma Simone, come fai a vedere che questa osservazione 193 fa parte dell'articolo 17? E allora io me l'ero segnata così, evidentemente me la sono segnata così, perché anche l'articolo 17 è stata corretta la parola calpestabile. Penso che il motivo sia quello, eh. Perché ti dice di eliminare in ogni articolo della norma del TO. Esattamente, esattamente, Sì, esattamente. Quindi ora. tant'è Simone che come notate, questa è una notazione importante se mi permettete di farla. Noterete che nelle note non c'è la 193. Perché? Perché quando un'osservazione chiede una correzione ripetitiva, no, diffusa, e non l'abbiamo potuta mettere perché avremmo dovuto mettere per la stessa osservazione per dire 50 note, no? E allora in questo caso non è annotato, cioè quando qui vedete il numero della osservazione che modifica la norma è quando l'osservazione è proprio puntuale, laddove invece l'osservazione è un'indicazione di carattere generale che ha un riverbero di modifica su tutte le norme, non la trovate l'indicazione nell'annotazione, va bene? Sì, effettivamente l'ho letta tutta la sintesi, poneva questo problema in generale su tutti gli articoli, l'osservazione non contiene altri contenuti, quindi magari segniamocelo e poi lo verifichiamo. Alberto Iacomini anticipava, diciamo così, che forse non è parzialmente accolta, ma accolta totalmente, effettivamente potrebbe aver ragione il consigliere Iacomini, quindi magari segniamocelo questo, Antonella. Una verifica da fare, perché al di là dico del voto della commissione, può essere lo stesso ufficio, no? Che corregge un errore se si accorge che la dizione corretta è accolta e non parzialmente accolta. Perché effettivamente sembrerebbe, dalla sintesi dell'osservazione, ora salvo vederla nella sua interezza, che l'unico problema che ci è stato posto è quello della corretta definizione di superficie, e quindi da questo punto di vista, se così è, l'osservazione, anche secondo me, sarebbe da intendersi accolta. Poi, osservazione ulteriore è la 197 che è accolta, particolare qui ci veniva chiesto. Di poter consentire ai fini della prima casa un cambio d'uso con una superficie minima di 40 metri quadrati, e ci veniva, diciamo, evidenziato che la previsione c'era già, ma semplicemente nel territorio rurale. E ci veniva, diciamo, messo in evidenza che non c'era ragione per non prevederla anche nel territorio urbanizzato. Questa osservazione è stata accolta nella sua interezza, e quindi poi, quando vediamo il testo dell'articolo 17, potremo apprezzare il suo accoglimento. Poi, osservazione numero 200, chiedo scusa, ero arrivato alla 197, giusto? Ora, osservazione numero 228, osservazione numero 228 a pagina 15, scusate, a pagina 14 del registro delle osservazioni, è l'osservazione del Collegio dei Geometri, sulla quale via via ritorniamo perché verte su vari articoli. Anche questa, diciamo, per quello che riguarda l'articolo 17, è stata parzialmente accolta.
Qui si chiedevano Osservazione, Simone, scusa, là. è la 228, Michela, di pagina 14. Come puoi vedere, ora te l'altra volta non c'eri, quindi magari ti do qualche indicazione ulteriore. Come puoi vedere, siccome questa è l'osservazione di un ordine professionale, se te la guardi la sintesi, ci sono i vari articoli, vedi? Articolo 5, articolo 15, articolo 16, cioè ovviamente l'ordine ha fatto, no? Il collegio, scusate, dei geometri ha fatto osservazioni su più punti. Adesso noi stiamo esaminando l'articolo 17. E qui c'era sostanzialmente la richiesta di estendere, diciamo così, gli interventi finalizzati alla prima casa ad una serie di aree che venivano, diciamo, inizialmente escluse o su cui non era chiaro se si poteva fare l'intervento previsto per la prima casa. Poi si chiede una precisazione sull'ampliamento di 15 metri quadrati in relazione, diciamo, ai soggetti che abbiano già usufruito di questo ampliamento in passato. 15 metri quadrati è l'ampliamento che abbiamo previsto, no? Per chi decide di abitare in una casa, diciamo, come bonus ulteriore rispetto agli ampliamenti previsti, diciamo, per le varie tipologie di edifici. Poi si chiede, diciamo così, di inserire la possibilità di effettuare sempre il mutamento di destinazione d'uso con interventi fino anche alla sostituzione edilizia. Con un'altezza massima di 7,50 m, recuperando tutta la superficie coperta esistente. Poi si chiede la possibilità di trasferire la proprietà a terzi, cioè la possibilità che sostanzialmente, anche se un intervento nasce per la prima casa di un soggetto, insomma, si possa trasferire la proprietà a terzi dopo 10 anni dalla stipula della convenzione. Questa è l'osservazione 228 del Collegio dei Geometri. Quest'articolo 17 è stato accolto? Tutto? Questa è parzialmente accolta, poi vediamo nel testo il caso. Quest'articolo che lei ha detto, 17, parzialmente accolto e tutto accolto? Allora, Riccardo, la legge prevede che il parere dell'ufficio e anche quello della commissione verta su tutta l'osservazione, non sui singoli punti dell'osservazione. Questo lo prevede la legge. Noi non possiamo dividere l'osservazione a livello formale nei vari punti e fare varie, diciamo, proposte di votazione, per essere chiari. Quindi, come vedi sulla destra del registro, l'osservazione è parzialmente accolta complessivamente. Per quello che riguarda l'articolo 17, poi dopo vediamo nel testo come e quanto le questioni poste dal Collegio dei Geometri sono state accolte. Tra l'altro, questo prescinde, Riccardo, da come esaminiamo le osservazioni, nel senso che questo è proprio un meccanismo di legge. La proposta dell'ufficio è sull'osservazione, non sui singoli punti, e anche il nostro voto sarà così. Quindi, l'unico modo per vedere, no, in che termini sull'articolo 17 è stata valutata l'osservazione del collegio e andare poi a vedere il testo dell'articolo 17. Poi l'osservazione numero 230, lo dico a Michela,
è l'osservazione fatta dall'ufficio, quindi direttamente dall'ufficio urbanistica del comune, per correggere, diciamo così, o modificare alcune cose e restituire, diciamo, alla normativa una sua coerenza sistematica, e quindi diciamo l'osservazione d'ufficio poi la vediamo nel testo normativo, perché è un'osservazione, diciamo così, che fa anche spesso sintesi delle varie questioni. L'altra osservazione che c'è sull'articolo 17 è l'osservazione numero 397. L'osservazione numero 397 è a pagina 27 del registro, dove c'è una richiesta di poter destinare a prima casa un fabbricato per il figlio con una superficie utile di metri quadrati 40. E l'osservante sottolinea tra l'altro che il mutamento non comporta l'aumento dell'altezza perché l'alloggio ha un'altezza interna che ne consente l'abitabilità e l'agibilità, e tra l'altro Questa non è questo normativa, è puntuale. Perché no, qua dentro... no, questa osservazione che è la 397 è normativa. Perché il modo di soddisfare, diciamo così, questa richiesta, Alberto, è la modifica della norma, no? Cioè il cittadino. Allora, le osservazioni non sono necessariamente, o anzi, nella maggior parte dei casi, non sono proposte puntuali di modifica della norma o della cartografia. Spesso sono richieste, no? Sono, si dice, dei contributi che i cittadini danno al piano. Chiaramente, quando nell'osservazione è indicata anche una soluzione tecnica, la si prende in considerazione. Quando invece la soluzione tecnica non è indicata oppure è sbagliata, no? Rispetto all'obiettivo dello stesso osservante, spetta all'ufficio individuare la soluzione tecnica, cioè sarebbe sbagliato se si dicesse no a un cittadino perché semplicemente, formalmente, no? Non ha presentato una richiesta, diciamo, precisa sotto il profilo tecnico-giuridico. Questo cittadino ci diceva che voleva destinare un fabbricato a prima casa. Noi riteniamo di avergli risposto positivamente attraverso l'articolo 17. Questo è il senso, Alberto, della cosa. Ora, Ok. poi io dalla sintesi vedo appunto qual è la richiesta del cittadino. E quindi mi pare che tutto torni. Poi, altra osservazione è la 467, che trovate a pagina 31 del registro. Per quello che ci riguarda, cioè per quello che riguarda l'articolo 17, perché questa è un'osservazione fatta di vari punti, dovete prendere in considerazione il punto 12 di questa. Vedete nella sintesi dell'osservazione ci sono vari numeri, 1, 2, 3, 4, 5. In questo caso dovete prendere in esame il punto 12, dove il cittadino chiedeva la modifica dell'articolo 17. Dicendo su tutto il territorio comunale è sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso in civile abitazione finalizzata alla realizzazione di residenza per prima casa con interventi da attuarsi anche in più fasi fino alla sostituzione edilizia con altezza di metri lineari 7,50 a parità di volume e realizzazione della cantina mediante il recupero della superficie coperta esistente alla data di approvazione del PO e non superiore alla volumetria esistente accorpando più volumi all'interno del lotto. Questa è la richiesta che viene fatta dal cittadino. È uguale all'osservazione che abbiamo visto poco fa. Ecco, anche qui viene posto, come aveva fatto il Collegio dei Geometri, il tema degli obblighi, no? Di non trasferimento della casa legati alla convenzione, e si dice
di ammettere il trasferimento di proprietà a soggetti che utilizzeranno l'alloggio a titolo di prima casa e di comunque diciamo, prevedere un periodo massimo di 10 anni di convenzionamento. Praticamente, su questo voglio essere più chiaro perché prima forse lo sono stato poco, diciamo, sul tema della convenzione relativa alla prima casa. Le questioni che vengono poste sono due. Il primo è la durata dell'obbligo di non trasferire l'alloggio e il secondo è la possibilità di trasferirlo anche a soggetti diversi da coloro che lo hanno richiesto, purché venga utilizzato come prima casa. Poi si chiede, come chiedeva appunto anche il Collegio dei Geometri, diciamo così, la possibilità di recupero di tutta la superficie con un'altezza massima di 7,50. È identica da questo punto di vista all'osservazione che ci avevano fatto, mi pare, il Collegio dei Geometri. Poi 562, osservazione 562, l'osservazione 562 è a pagina 42. E qui si chiede che l'addizione volumetrica prevista come incentivo bonus per la prima casa sia rapportata alla superficie utile, un parametro più consono che comprende effettivamente le superfici interessate. Quindi qui la richiesta è: non dateci 15 metri quadrati di superficie che originariamente era calpestabile nell'adozione e che invece noi, come abbiamo già spiegato nella prima commissione, abbiamo trasformato in edificabile o edificata, che è il parametro che anche la regione indica come il più corretto per misurare gli ampliamenti volumetrici. Ecco, qui ci veniva chiesto di utilizzare il parametro della superficie utile. Quindi qui su questo punto l'osservazione sarebbe, questo l'abbiamo già discusso nella prima commissione, parzialmente accolta perché noi effettivamente abbiamo cambiato, no, il parametro della superficie calpestabile, ma non con il parametro della superficie utile per quello che riguarda gli ampliamenti, ma col parametro della superficie edificabile. L'ultima osservazione sull'articolo 17 è l'osservazione 620. L'osservazione 620 è a pagina 50 del registro, dove si chiedevano sostanzialmente la possibilità di ampliare il fabbricato esistente e di fare il cambio di destinazione d'uso in civile abitazione per poter usufruire della costruzione della prima casa. E noi diciamo che in questi termini non è accolta, nei termini in cui ce l'aveva formulata il cittadino, perché si trova in un'area diciamo così, agricola, diciamo così, nelle aree agricole, no, il cambio d'uso si può fare a certe condizioni, per cui poi dopo andiamo a vedere come è stato, diciamo, regolato appunto la cosa nell'articolo 17. Ora, io l'unica cosa su questa osservazione segnalo, diciamo così, all'ufficio, me ne accorgo ora, diciamo così, la necessità magari di riguardarla, perché no, almeno a me, diciamo, nella sintesi, poi magari diciamo, nella realtà torna, ma nella sintesi non mi torna granché, perché il cambio d'uso in civile abitazione per la prima casa a certe condizioni è ammesso, no? Per cui anche in territorio agricolo. Per cui ecco, non noi abbiamo scritto non accolta, ma ecco, andrebbe visto se non è accolta integralmente oppure se invece è parzialmente accolta.
perché diciamo nell'istruttoria si fa riferimento al fatto che il cambio d'uso, diciamo così, nel territorio rurale ai fini abitativi può essere fatto, no, a certe condizioni, allora va capito se la risposta non accolta dipende dal fatto che abbiamo già verificato che quel cittadino non ce l'ha le condizioni normative per il cambio d'uso, oppure se invece ci sia un qualche errore. In questo caso andrebbe forse anche la sintesi dell'osservazione. Dopo in commissione rispiegata meglio. È un'osservazione, così è una cosa che nell'illustrare mi ci è cascato l'occhio ora. Quindi questo è il quadro delle osservazioni presentate sull'articolo 17. Adesso con diciamo così l'architetto Cinquini possiamo scorrere la norma e vedere le modifiche che sono state fatte. Al netto di quelle che avevamo già, diciamo, in qualche modo indicato nella prima commissione. Fabrizio, puoi cominciare dall'inizio dell'articolo Io 17. vorrei fare una mozione d'ordine. Se è possibile leggerlo tutto l'articolo 17 e così anche gli altri che via via facciamo per avere prontezza di come ragiona l'articolo con le modifiche apportate, perché se no leggiamo pezzettini, se era possibile leggerlo tutto. Chiedo scusa Alberto, ma noi gli articoli li abbiamo letti nella sua interezza quando il piano l'abbiamo adottato, no? Ora, sono d'accordo con te, leggiamo la parte, leggiamo, diciamo così, io faccio questa proposta, non tutto l'articolo, leggiamo, diciamo, la parte, no, normativa che si riferisce all'osservazione, cioè diamo una coerenza logica a quello che leggiamo, questo va bene, ma ora... D'accordo, d'accordo, d'accordo. Allora, la prima modifica, scusa Fabrizio, torna su perché La parlavo con prima Alberto. modifica è nel titolo perché abbiamo aggiunto un bonus, cioè da un incentivo sono due, quindi da singolare è diventato plurale, banalmente, ecco, diciamo. Ok? Poi Poi qui la cosa rilevante sono all'edificabile con i 18 metri quadrati e il tempo che è stato ridotto da 15 a 10, no, di mantenimento della funzione residenziale di prima casa. E poi l'altra cosa rilevante è il Però fatto che abbiamo... scusa Fabrizio, Iacomini ha chiesto di poterlo leggere, no? Dove ci sono le modifiche. Per l'amor di Dio, leggiamolo. Nelle partizioni spaziali sopra elencate, comma 3, l'intervento di addizione volumetrica eventualmente ammesso dal PO ha per oggetto immobili destinati o da destinarsi in via esclusiva a residenza per prima casa. Ed è ammesso un ulteriore incremento dell'addizione volumetrica per una superficie edificabile. Abbiamo corretto calpestabile, ma questo l'abbiamo già spiegato la prima volta, insomma, che ci siamo riuniti. Non superiore a metri quadrati 18. 18 metri quadrati è quello che più corrisponde a circa 15 metri quadrati di superficie utile, salvo, diciamo così, che poi nella discussione, no? Iacomini l'altra volta ce lo diceva, non venga fuori che c'è qualche errore di calcolo. E poi l'articolo prosegue sulla convenzione che va sottoscritta ai fini appunto della prima casa ed è stata accolta, vedete, tutta quella serie di osservazioni dove si riduce da 15 a 10 anni il periodo nel quale non può essere, diciamo così, ceduto l'alloggio. Chiedo scusa, vedo. Il punto 6 è stato inserito Scusate, subito. chiedo scusa. Vedo, lo saluto, diciamo, come dire, in modo, come dire, insomma, volentieri, però vedo un estraneo, nel senso che mi pare collegato a Alessandro Cinquini. Alessandro, non so come tu possa essere collegato qui, ma. Non è possibile, mi dispiace. YouTube. Eh? Non sentiamo, però questa è la stanza riservata ai commissari e alla struttura operativa del piano. Le commissioni sono pubbliche e potete assistere nella stessa maniera a
collegandovi sul sito web del comune. Grazie. Prego, possiamo continuare. Invito l'ufficio a capire com'è, cosa sia successo, perché... E anch'io, posto che l'accesso alla stanza dovrebbe essere, no, diciamo così, nella disponibilità soltanto di chi fa parte della commissione. Quindi anch'io chiedo all'ufficio di approfondire quello che è successo. Niente di, per amor di Dio, di grave, ci mancherebbe, però insomma, tra l'altro le commissioni sono pubbliche, non so se il presidente vuole ricordare come insomma ci si accede, ecco. Sì, comunque sul sito web del comune, ora chiaramente io non ho diretta dimestichezza perché partecipo in questa veste, però è presente una stringa, un collegamento che assistere in maniera diretta al lavoro che facciamo in commissione. Io non so come sia stato possibile, se perché i codici di accesso sono gli stessi dell'ufficio, insomma chiedo al CED e alla segreteria, no, oltre che al segretario di commissione, di appurare cosa quel che si è verificato. Scusa, ma se si è verificato file, Fabrizio, spegni il telefono, non si capisce quello che dice Jacopo. C'è qualcuno che ha il microfono, ecco. Invito a verificare questa circostanza, ce ne siamo accorti immediatamente, quindi insomma non c'è nulla di trascendentale, però non si deve verificare, anche perché tutti hanno la possibilità comunque di assistere ai lavori che facciamo. È una scelta che abbiamo voluto consapevolmente intraprendere, e quindi non c'è ragione per cui non si possa seguire la commissione attraverso il canale e la modalità dedicata. Possiamo andare avanti. Sì, allora, vedete, su questo punto la norma dice che viene stipulata una convenzione che obbliga a non trasferire ad alcun titolo ad altri la proprietà dell'alloggio, frutto della politica di prima casa. Tale obbligo deve essere garantito per un periodo non inferiore a 10 anni, questa è la modifica significativa, decorrente dalla data della presentazione dell'agibilità dell'edificio, e poi il resto è rimasto uguale, cioè se c'è un incremento di unità immobiliari, la convenzione deve avere ad oggetto una unità immobiliare, la convenzione dovrà sempre individuare il soggetto che usufruirà dell'alloggio convenzionato, quindi si può, diciamo così, indicare un soggetto terzo rispetto al proprietario, ma deve essere indicato in convenzione. Fabrizio, non me lo spostare perché se no non riesco a... Fermo lì. E lo schema di convenzione deve essere approvato dal Consiglio Comunale. Questo tra l'altro è un ulteriore elemento di garanzia, perché ovviamente alcuni elementi di dettaglio che poi nello schema di convenzione ci devono essere, possono essere verificati poi dal Consiglio Comunale stesso. Poi, scorrendo le altre modifiche, ora Fabrizio scorri pure, è stato precisato rispetto al fatto che in alcune partizioni spaziali ce l'eravamo dimenticato, che appunto si può fare il mutamento della destinazione d'uso residenziale in prima casa. E poi scusate, posso dire una cosa? Ma Jacomini aveva chiesto di leggere le modifiche che sono state apportate. Il punto 6 è stato tutto inserito, leggiamolo. Lo leggiamo. L'unica cosa, Riccardo, che questa è una disciplina che è copiata pari pari da un altro articolo dove l'avevamo già scritta, per questo la sintetizzavo. Comunque la leggiamo: per tutte le partizioni spaziali di cui al precedente articolo 8, in alternativa agli interventi disciplinati ai precedenti commi, è ammesso il mutamento della destinazione d'uso residenziale in prima casa,
di edifici, manufatti e vani pertinenziali o accessori di edifici a destinazione residenziale concessi o abilitati sulla base delle disposizioni del regolamento edilizio ed eccedenti la disciplina dello strumento urbanistico, cosiddetti in deroga, l'eventuale mutamento di destinazione d'uso in categorie funzionali principali e in destinazioni non accessorie residenziali ammesso alle seguenti condizioni e limitazioni. Il mutamento di destinazione d'uso residenziale deve essere esclusivamente finalizzato alla prima casa, senza aumento di superficie, nel caso di mutamento di destinazione mediante la categoria della ristrutturazione edilizia ricostruttiva, se ammessa dal piano, l'intervento di demolizione dovrà avere ad oggetto tutti gli edifici pertinenziali ed accessori presenti all'interno della resede. E la ricostruzione da realizzarsi con un unico edificio non potrà avere una superficie edificabile superiore a 80 metri quadrati. Scusati, volevo chiedere una cosa, può darsi che io abbia Questa qualcosa. norma, Riccardo, scusa, poi mi fai la domanda, è pari pari a quella che avevamo già inserito nel territorio rurale e che ci è stato fatto osservare, avevamo, diciamo, non inserito per il territorio urbanizzato. Quindi non la leggevo perché è uguale. No, ora l'ho capito ora, ma ti volevo chiedere una cosa, Monsera ha detto superiore a 80 metri quadri di superficie utile. Di cambiarlo questo invece che edificabile. Allora, questa proposta mi pare stata fatta, se non sbaglio, alla prima commissione. Sì, Come abbiamo deciso alla prima commissione, tutte queste proposte le registra l'Antonella, poi esatto. previo parere del dirigente Lucchesi nel confronto con l'ufficio urbanistica, poi dopo ci ritorniamo sopra. Quindi l'importante è che l'Antonella se la sia appuntata, ma è venuta fuori proprio alla prima commissione che abbiamo fatto. Poi vedete, si ripete quello che c'è scritto in altri articoli, cioè che va fatta una convenzione che prevede l'obbligo di risiedere nell'unità abitativa frutto del bonus che viene dato sulla prima casa per un periodo non inferiore a 15 anni. La convenzione può individuare un soggetto diverso dal proprietario, ma lo deve individuare. Lo schema di convenzione viene approvato dal Consiglio anche in questo caso, e ovviamente, di fronte a più unità immobiliari vale per una sola unità immobiliare. Poi ci sono tutte quelle condizioni che avevamo già previsto nel territorio rurale per poterlo fare l'intervento, cioè l'esistenza di opere di urbanizzazione primaria, l'esistenza di una viabilità pubblica o privata che porti sostanzialmente all'edificio, l'esistenza dei servizi di approvvigionamento idrico, elettrico e di smaltimento delle acque reflue. Vedete, il beneficiario del mutamento di destinazione d'uso finalizzata alla prima casa può essere soggetto distinto dal proponente. E qui noi avevamo già introdotto nel territorio rurale, purché legato allo stesso da vincolo di parentela o affinità fino al quarto grado, quindi non poco. Il beneficiario può anche essere il coniuge separato o la persona che si è sciolta dall'unione civile e si considera lo status esistente al momento della firma della convenzione. Sostanzialmente, diciamo, per essere, diciamo, chiari rispetto a cosa non è stato accolto, no? Perché per trasparenza va anche detto quello. Cioè, noi diciamo sostanzialmente, quando tu fai il cambio d'uso finalizzato alla prima casa, attraverso un intervento, diciamo così, conservativo, allora tu fai un cambio d'uso a parità di superficie. Quando invece fai un intervento di demolizione e ricostruzione, la superficie massima può essere di 80 metri quadrati, perché, diciamo, se c'è di mezzo un intervento di demolizione e ricostruzione, spesso questo incrocia la necessità di una riqualificazione ambientale, del luogo in cui viene fatto l'intervento. Sulla possibilità sostanzialmente di individuare soggetti terzi, no? Che usufruiscano dell'alloggio, noi la cosa la limitiamo a
una serie, no, di soggetti che hanno un vincolo di parentela o affinità, perché ci sembra che consentire la vendita libera sul mercato di questo tipo di unità immobiliari, semplicemente dichiarando che uno ci va a vivere, finirebbe per non, diciamo così, soddisfare quell'obiettivo sociale che invece noi vogliamo soddisfare. Cioè non, questi sono gli incentivi che vengono dati in più alle regole normali del piano operativo. Quindi servono al figlio che è senza casa, alla sorella che è senza casa, al coniuge separato, cioè noi vogliamo incrociare un bisogno sociale. Il modo di incrociare un bisogno sociale è legare questo tipo di interventi, come dire, a appunto un bisogno effettivo che sia controllabile e verificabile in modo serio. Prevedere una vendita libera sul mercato finirebbe per, diciamo così, svilire questa possibilità. Dopodiché, prima sottolineavo che no, il Consiglio Comunale dovrà prevedere, diciamo così, dovrà votare uno schema di convenzione. Questo sarà importante perché ora uno schema di convenzione esiste già, ma insomma, col nuovo piano operativo sarà corretto, insomma, riportare in Consiglio Comunale una bozza di convenzione. Perché, per esempio, ci sono tutta una serie di casi che poi la convenzione deve regolamentare. Per esempio, a noi è capitato spesso di situazioni, no, di gravissima insolvenza economica che arrivavano fino a procedure esecutive, no, verso l'immobile. È chiaro che in quei casi lì la possibilità di vendere deve essere data. Cioè, se un cittadino documenta che è in una situazione economica tale per cui rischia di subire uno sfratto, no, scusate, un'esecuzione forzata sul proprio bene, è corretto, insomma, anche per una questione di funzionamento delle regole, no? Rispetto a questo tipo di situazioni, insomma, che il comune non impedisca al cittadino di vendere la sua abitazione. Questo, tra l'altro, è già previsto, nelle convenzioni attuali, ma a maggior ragione, insomma, quando torneremo in Consiglio Comunale, è un tema sul quale, diciamo, bisogna prestare particolare attenzione. Quindi questo è il quadro normativo che risulta dalle osservazioni. Avevamo poi già discusso, perché questa parte era già nel territorio rurale, sin dalla fase di adozione. Non so se posso andare avanti o c'è qualche. Volevo fare un'osservazione che riguarda questo punto, ma in generale anche. Allora, mi è venuto in mente all'ultima lettura del comma 6, che in realtà appunto riferisce di indicazioni già emerse anche in precedenza, no? Ah, scusa Jacopo se ti interrompo, non so se ci sono altre modifiche, scusa, prima di darti la parola, Fabrizio, puoi scorrere il testo? No, è finito l'articolo. Ecco, perché ora io non ce l'ho sotto mano. È finito l'articolo. Ok. No, i riferimenti che appunto nel comma 6 sono riportati come condizioni che erano state concordate anche da noi, no? Rispetto alla possibilità del cambio d'uso, indipendentemente dai benefici e dai bonus, e quindi in particolare quello che riguarda le reti. Me lo domando perché effettivamente in territorio rurale abbiamo ancora interi nuclei, non solo case spazio, ma interi nuclei, e quindi anche pertinenze, che sono scollegati, per esempio, dalla rete di depurazione pubblica, ma hanno autorizzazioni regolarmente rilasciate per lo scarico fuori fognatura. Allora, dal momento che è una condizione oggettiva l'impossibilità dell'allacciamento alla rete di pubblica fognatura, anche allo stato attuale, ovviamente nello stato di progetto, come sempre accade, vige l'obbligo, no, per ogni utenza di allacciarsi alla rete fognaria nel caso sia collegato. Mi pongo il problema di non creare profili di contrasto, perché potrebbero esserci situazioni in cui non c'è una rete di depurazione, addirittura anche acquedottistica, perché ci sono comuni in cui non ci sono nemmeno le reti acquedottistiche, e che quindi potrebbero essere, come dire, potrebbero non avere questa possibilità. Però, ecco, sono regolarmente autorizzate anche le esistenti, già ora. Sì, io credo, Jacopo,
ce lo segniamo e poi facciamo la verifica, no? Tecnica prima di proporre la modifica, che la norma sia chiara, l'unica parte che può indurre in equivoco sono le parentesi, nel senso che Bene quello. finché si dice che ci deve essere, no? Lo smaltimento delle acque reflue va bene, no? Se c'è una modalità di smaltimento autorizzata, così come, che ne so, sui servizi di approvvigionamento idrico, sempre che siano autorizzati. E forse è la parentesi che può indurre in errore, nel senso che effettivamente, tra l'altro, guardate, capita anche nel territorio urbanizzato delle volte, no? E laddove non arriva la rete fognaria, magari ci sono sistemi di smaltimento che sono stati autorizzati e magari la fognatura non ci arriva per motivi, diciamo, tecnici o di ritardi, diciamo, da parte di chi la rete fognaria la deve estendere via via, no? Quindi sono d'accordo, segniamocelo. Probabilmente basta togliere un paio di parentesi. Ha ragione Jacopo, vanno tolte quelle due parentesi lì, ha ragione Simone, perché qui da noi è importante togliere questi due discorsi, queste due parentesi qui. Dall'altro, il senso delle parentesi era esemplificativo, no? Cioè, non è che perché, però, insomma, capisco che possa indurre in errore, quindi anche No, per secondo evitare cortocircuiti dopo, insomma, no? me. Sì. Ce lo segniamo e poi dopo, quando vedremo la carrellata, no, di queste modifiche, ci ritorneremo sopra. Altri, si va avanti. Antonella, annotalo fra le varie cose. Eliminare le terminologie fra parentesi al com dell'articolo 17. Allora, sull'articolo 18 mi risulta presentata un'unica osservazione. L'unica osservazione è la numero 399. L'osservazione 399 chiede di rendere possibile la sopraelevazione di un piano agli immobili esistenti, comprendendo quelli a più piani fuori terra, a condizione che gli stessi siano strutturati in modo tale da consentire l'intervento evitando opere di consolidamento importanti, ad esempio fabbricati con copertura a lastrico solare con accesso da vanoscale. L'altezza del fabbricato oggetto di sopraelevazione comunque non dovrà superare quella massima di fabbricati in aderenza o quelli ubicati nelle vicinanze, così da mantenere inalterata la tipologia delle costruzioni presenti in zona. Ed è un riferimento all'articolo 18,4. C'è qualcosa che non torna perché l'articolo 18,4 non esiste, quindi è sicuramente un altro articolo. Allora qui c'è un errore proprio nella sintesi dell'osservazione. Allora bisogna che questa osservazione ce la segniamo, è l'osservazione numero 399 e l'andiamo a ricontrollare. Quindi, insomma, bisogna segnarsi che questa osservazione, che nella sintesi. Scusa Simone, se non vi dispiace, comunque ve la posso dire che è sull'osservazione che c'è scritto articolo 18,4, cioè non c'è uno sbaglio sulla sintesi, è proprio l'osservazione che parla l'articolo 18,4. Però effettivamente ci chiede una cosa Sì, cioè che volevo poi. dire che non è sbagliata la sintesi, è riportato quello che chiedeva l'osservante. Allora, segniamoci questa osservazione da come da rivedere, nel senso che siccome il riferimento all'articolo è sbagliato, non per colpa dell'ufficio, ma insomma per colpa di chi ha fatto l'osservazione. Però questa osservazione poi va vista, no? Perché a questo punto non si sa a che articolo voleva fare riferimento il cittadino, la rivediamo al di fuori, diciamo così, di questo metodo che abbiamo utilizzato. E che in questo caso, no? Non funziona perché c'è un riferimento sbagliato normativo. Allora, Ok. poi andiamo avanti. Simone, scusami una cosa, scusami, ma quindi le osservazioni ora dell'articolo 17 che abbiamo fatto?
Ma si sono guardate quindi? Non Cioè, si c'è, sono discusse? noi Michela, abbiamo non c'è. guardato. Michela, Cioè, si sono discusse così, tesoro? ma Così non abbiamo ce n'è. finito così? Antonella, Michela, non ci sono sì. osservazioni sull'articolo 17. No, Cioè, posso, quindi. scusate, posso parlare? Posso parlare? Antonella, spengi il microfono, che se no. Aspetta, sì. Allora, Michela, noi abbiamo visto tutte le osservazioni che sono state presentate sull'articolo 17. Io ho Ecco. cercato di farne una sintesi fedele. Sì, L'articolo quel tipo. 17, tratta, come hai visto, delle politiche per la prima casa, cioè i 15 metri quadrati in più e il cambio d'uso ai fini della prima casa con il massimo di 80 metri quadrati quando si demolisce e si ricostruisce. Alcune osservazioni sono già state accolte perché ci segnalavano che non l'avevamo prevista questa possibilità in alcune aree del nostro territorio e questa parte è stata accolta. Altre, diciamo, osservazioni ci segnalavano la possibilità di indicare, no, soggetti diversi dal proprietario della casa fino a chi chiedeva di poterla venderla liberamente, la cosa che nasce da un'esigenza sociale. Noi a questa richiesta abbiamo detto Scusate, potete spegnere il microfono? Io non capisco quello che dice Fabrizio, Michele. spengi il microfono. Noi a questa richiesta di vendere liberamente un alloggio che viene fuori da un cambio d'uso che viene dato per la prima casa, abbiamo detto no, secondo noi se mi chiedi la prima casa per ragioni sociali non la puoi poi vendere liberamente a chiunque voglia abitarci. Se mi chiedi la casa per ragioni sociali, perché evidentemente no, non hai un'alternativa, o la usi per te, o la usi per un tuo parente fino al quarto grado, oppure se siete separati, no, ci può andare il coniuge separato. Insomma, abbiamo individuato una serie di persone, anche diverse dal proprietario, che ne possono usufruire, perché l'esigenza sociale quasi sempre incrocia, no, un'esigenza che riguarda o direttamente la persona oppure un suo stretto familiare. Poi abbiamo detto, naturalmente, passato un certo periodo di tempo, quella casa può essere venduta. Poi, nella convenzione che il Consiglio Comunale dovrà rivotare Ma una io volta che questo l'ho capito, Simone. No, ma forse te non hai capito quel che ti dico, quello che volevo sapere io. Dico, ma la discussione sull'articolo 17 che è venuto fuori nelle varie osservazioni, è finita qui, nel senso, l'abbiamo lette, punto e basta? È finita qui se nessun commissario, c'è stato Jacopo che ha fatto, no, la richiesta insomma, di modificare una cosa che era quella sulle reti, no? Ma quindi sulla norma, dici te, Sulla però norma. il Ma sono vedere. osservazioni, Michela, queste sono osservazioni sulle norme, non sono osservazioni cartografiche, osservazioni sul singolo edificio. Sono osservazioni sulle norme, ok? Poi dopo, finite le osservazioni sulle norme, passeremo a quelle cartografiche, a quelle sulle schede Sì, norme, ma quello ho queste sono capito, ma il vedere. osservazioni Il vedere l'ufficio se le ha fedelmente accolte o non accolte guardando poi la norma, come ti posso dire, capito? La verifica poi di quello che ha accolto o non accolto l'ufficio, cioè forse io non sto capendo allora Michela, la non è che non stai verifica capendo, delle osservazioni. è la natura delle osservazioni che è particolare, nel senso che ci sono, mi viene in mente il Cioè, collegio prendi la di 193, no? La 193 parla solo dell'articolo 17, giusto? Prendiamola un po'. La 193, no? Quella parla solo dell'articolo 17 o mi sbaglio? Sì. Sì. Parla solo dell'articolo 17? Guardala un po'. La 193 è quella che ci aveva segnalato che avevamo usato il concetto di superficie calpestabile mentre era più appropriato utilizzare una definizione diversa. E noi l'abbiamo
accolta parzialmente perché loro suggerivano di utilizzare la superficie, il concetto di superficie utile, mentre pur avendo ragione sul fatto che la superficie calpestabile non è un parametro corretto, il parametro che a noi sembra corretto è quello di superficie edificabile, che è quello che ci viene indicato dalla Regione Toscana come parametro corretto per indicare come vengono fatti gli ampliamenti. Quindi questa osservazione è parzialmente accolta perché? Perché il cittadino aveva ragione a nostro giudizio nel segnalarci che c'era un errore nell'aver usato il concetto di superficie calpestabile. Ma invece la soluzione che ci proponeva, cioè usare il parametro della superficie utile, non era una soluzione a nostro giudizio corretta, perché la Regione Toscana ci dice per misurare gli ampliamenti sul territorio, oppure anche gli interventi di nuova edificazione, il parametro più corretto è la superficie edificabile, con quelle Perfetto, questa. differenze che abbiamo cercato di spiegare là fuori. Ecco, questa è quella che ti chiedevo, una verifica di un'osservazione. Questo è quello che, capito come intendevo, Simone, Ma la quanto poi verifica di mi chiedi? un'osservazione e la risposta dell'ufficio. Come, non so come spiegartelo, questo intendevo io. Spiegata. Allora, siccome io faccio una sintesi, no? Nell'illustrazione, quando qualcosa non è chiaro, mi fermate e come hai fatto te ora e non ci sono problemi, insomma. Va Allora, bene, allora andiamo con la manica. quindi possiamo andare all'articolo 19. Sull'articolo 19 ci sono molte osservazioni. Quindi procediamo, diciamo, in modo ordinato. La prima osservazione è la numero 14, che si trova a pagina 1 del registro delle osservazioni. Diciamo che ci viene sottoposto dal cittadino, diciamo, un aspetto, e cioè che lui è proprietario di un fabbricato unifamiliare. Questo fabbricato è elevato a un piano fuori terra. Nello strumento in vigore, cioè il regolamento urbanistico attuale, è inserito nelle aree B1. Nel PO adottato, l'immobile è stato inserito in zona A, in particolare nella sottozona A1, città, giardino e balneare. Che l'articolo 19 che fa riferimento a questa sottozona, nella parte in cui fa riferimento a questa sottozona, ammette una serie di interventi e il cittadino l'elenca. A questo punto, fatta questa premessa, chiede che l'articolo 19, che fa riferimento appunto alla classificazione che è stata data al suo edificio, preveda la possibilità per gli edifici privi di valore architettonico di fare una sostituzione edilizia a parità di volume, con la possibilità di adeguamenti delle altezze nei locali di lavoro o di abitazione nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima. Quindi lui ci chiede una modifica normativa che consenta una sostituzione edilizia con però, diciamo così, un ampliamento che sia quello strettamente necessario a raggiungere l'altezza minima per conseguire, diciamo così, il rispetto delle normative igienico-sanitarie. Questa osservazione è stata parzialmente accolta, poi vediamo dopo nell'esame della norma in che senso è stata parzialmente accolta. Poi, osservazione numero 70, che è a pagina 5 del registro delle osservazioni. Fanno una premessa dicendo che sono proprietari di unità immobiliari residenziali
derivanti da condoni edilizio che hanno un'altezza di 2,15 metri, che rispetto a questa situazione ci sono alcune criticità, che in particolare per quello che riguarda l'articolo che stiamo esaminando, è il punto 2 della sintesi dell'osservazione, l'articolo 19 ammette, diciamo, ampliamenti di una certa consistenza, ma non, diciamo, si pone il problema, il tema degli ampliamenti di volume diciamo, che si rendano necessari per adeguare le altezze interne. E quindi sostanzialmente il cittadino dice, consentite l'ampliamento del fabbricato, ma non consentite il suo adeguamento in termini igienico-sanitari. E quindi ci chiede sostanzialmente di prevedere questa possibilità, cioè un intervento volto all'adeguamento dell'altezza, al di là della possibilità o meno di ampliare l'edificio. Vedremo poi che questa osservazione non è stata accolta. Posso anticipare, ne abbiamo già parlato l'altra volta, mi pare nella prima commissione che è stata fatta, che sapete, no? Che il tema della deroga alle norme igienico-sanitarie è materia del regolamento edilizio, così come, diciamo, alcuni minimi interventi di adeguamento igienico-sanitario sono materia del regolamento edilizio. Poi, osservazione numero 193, qui viene posto il solito tema, cioè l'osservazione numero 193 si trova a pagina 10 del registro delle osservazioni. Questa è quella che abbiamo visto prima, vedete che ora via via ce la ritroviamo, l'abbiamo già esaminata prima. Che numero è, scusa? Che numero era? Non l'ho È la sentito. 193, siamo così precisi, Riccardo, che è la solita di prima, è quella che ci chiede di eliminare la parola calpestabile in ogni articolo del PIO. Quindi, come anticipava il Presidente di Commissione, ce la ritroveremo sempre, insomma, e ormai ho già detto su questo, perché chiaramente via via, no, che c'era l'errore sull'indicazione della superficie, l'abbiamo corretto e quindi via via questa osservazione ce la ritroviamo. Poi, l'osservazione numero 200, 205, l'osservazione numero 205 verte su una serie di articoli, quindi poi ce la ritroveremo, diciamo, via via. Si fa riferimento ad un immobile che ricade in un'area perimetrata nei centri commerciali naturali. Scusa un attimo, Simone, ma come mai non ce la trovo riportata la 205 io sul piano operativo? Non ce la trovi riportata nell'articolo 19, probabilmente. Sì, l'articolo Perché? 19. Perché diciamo così, il tema che veniva posto non implicava poi una modifica dell'articolo 19. E probabilmente, Riccardo, il riferimento all'articolo 19 dipende semplicemente dal fatto che i centri commerciali naturali si trovano in varie zone del nostro territorio, tra cui quelle disciplinate dall'articolo 19. Quindi l'osservante fa riferimento a vari articoli, tra cui l'articolo 19, ma il tema che poneva non, diciamo, riguarda in particolare l'articolo 19. Il tema che poneva è quella della possibilità di fare il cambio di destinazione d'uso quando un immobile ricade nei centri commerciali naturali. Vi ricordate, qui c'è tutto il tema che avevamo già discusso in sede di adozione della necessità che almeno noi ravvisiamo di difendere i centri commerciali naturali e quindi di essere molto restrittivi sui cambi d'uso che rischierebbero di disperdere il patrimonio costituito dai negozi di dettaglio sul nostro territorio. Scusa Quindi qui Simone, tant'è che l'accoglimento di questa osservazione, vedete, ha portato alla modifica dell'appendice B,
cioè della norma sul centro storico di Camaiore, che introduce la modalità di cambio e estensione d'uso dei centri commerciali naturali dentro il centro storico di Camaiore, dove l'osservante ha fatto osservazione. Ok? Ecco, Quindi quindi rispetto a ciò. magari appuntiamoci, lo dico anche al presidente e all'Antonella, la questione dell'appendice B, nel senso che poi questo tipo di osservazione la ritroveremo spesso e quindi ci sarà un momento quando trattiamo però del cambio d'uso, ora non ne stiamo parlando, in cui va letto, l'appendice B come è stato modificato. Quindi c'è un riferimento all'articolo 19, ma non lo concerne direttamente e quindi è ininfluente sotto questo profilo. Poi l'osservazione 207. Scusa un attimo, io voglio capire una cosa. L'architetto Cinquini ha detto che questa osservazione ha portato la modifica non ho capito bene, dell'appendice B. B, D. cioè B. B, l'allegato B o Ah, appendice B. 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 Ah, B, ecco, avevo capito D, infatti mi ritornava al D. Però, siccome riguarda un tema diverso da quello dell'articolo che stiamo Questa esaminando, vedi. Sì, avevo capito D, scusa, e mi tornava. ricordiamoci che quando abbiamo esaurito gli articoli del piano, dobbiamo guardare anche gli allegati. Oppure, quando esaminiamo un articolo pertinente all'allegato, lo guardiamo anche l'allegato. Però questo non lo è. Va bene? Perché questa è la città giardino e balneare pianificata, quindi non è pertinente rispetto all'allegato B. Poi andiamo avanti. L'osservazione, aspettate che riprendo il filo. Aspettate, scusate un attimo. Poi l'altra osservazione è la 207, stavo dicendo, a pagina 12 del registro. Qui si fa presente che c'è un lotto inserito appunto nella città giardino e balneare pianificata, che ha certe caratteristiche, e si chiede di modificare l'articolo 19, aggiungendo al comma 4 che per i soli edifici che garantiscono dopo l'incremento volumetrico un indice di copertura non superiore al 40%, l'ampliamento una tantum anche parziale con più interventi successivi possa arrivare fino ad una superficie di 40 metri quadrati con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa unità immobiliare o degli edifici ad essi adiacenti o aderenti. Poi si chiede di inserire un comma 5 bis in cui si dice nel caso della categoria di intervento della dizione volumetrica deve essere garantito un indice di copertura non superiore al 40%, fermo restando appunto questa possibilità di ampliamento a 40 metri quadrati. Quindi sostanzialmente c'è una richiesta di dare più ampliamento rispetto a quello previsto dalla norma adottata, con un controllo che è rappresentato dall'indice di copertura, cioè il rapporto sostanzialmente fra la parte costruita del lotto e la parte libera. Vedremo che questa osservazione non è stata accolta. Poi, osservazione numero 220. Anche qui si fa riferimento alla presenza di un edificio nella zona appunto che stiamo trattando, cioè la città balneare, la zona balneare, quella che abbiamo classificato come storica di Lido di Camaiore, e si fa riferimento ad un edificio che è stato trasformato in albergo anzi, scusate, ad un edificio che era albergo e dove è stato presentato un piano attuativo ai fini di recupero abitativo, quindi uno svincolo alberghiero, con un titolo che è stato rilasciato alcuni anni fa. E quindi loro chiedono
visto che hanno fatto recentemente queste opere, che l'area in zona chiedono, scusate, stante le recenti opere che hanno valorizzato le parti esterne dell'edificio, ma che comunque hanno sostanzialmente mutato la destinazione originaria e degli assetti interni, di classificare l'area in zona A1B in analogia con i fabbricati limitrofi. E questa però è una parte dell'osservazione che è relativa alla classificazione proprio cartografica e quindi che ora non ci interessa. In subordine, ecco la parte che ci interessa, ci chiedono una serie di cose che per quello che riguarda l'articolo 19,3 si traducono nella possibilità di ammettere gli interventi pertinenziali, eliminando il limite costituito. Scusate, chi è che parla? Fabrizio, puoi spegnere il microfono un attimo? Fabrizio. Dicevo, sull'osservazione 220, che una parte è cartografica e ci ritorneremo quando esamineremo le osservazioni cartografiche, mentre per quello che riguarda l'articolo 19 ci chiedono sostanzialmente di modificare la parte che si riferisce agli interventi pertinenziali del comma 3 dell'articolo 19, dopo lo vedremo, eliminando, diciamo, il limite costituito dalla possibilità a livello di interventi pertinenziali di procedere alla sola demolizione dei volumi secondari e alla loro ricostruzione. E quindi un'estensione della possibilità di interventi pertinenziali. Poi la osservazione successiva è quella fatta dal Collegio dei Geometri, la 228, che via via ritorna, come abbiamo detto, in tutti gli articoli. Anche qui, stessa cosa, al comma 4 si chiede aumentare la possibilità di intervento pertinenziale, se leggo bene la sintesi. Ora poi lo verifichiamo se il comma 4 parla degli interventi pertinenziali, dopo lo vediamo anche ecco, nel frattempo l'architetto Cinquini l'ha messo a video, esatto, parla degli interventi pertinenziali. Anche loro chiedono di ampliare, diciamo così, la capacità di fare interventi pertinenziali. E chiedono anche loro che l'ampliamento venga aumentato, le possibilità di ampliamento vengano aumentate a 40 metri quadrati, compresa la possibilità di fare la sostituzione edilizia, con un, diciamo, rapporto di copertura che nei casi di ampliamento non dovrebbe essere superiore al 40, al 40 per cento. Queste sono le richieste che fa il collegio, quindi diciamo analoghe a una delle osservazioni che abbiamo già visto. Poi la 230 è l'osservazione dell'ufficio, quindi la ritroveremo, diciamo così, nella modifica normativa che guardiamo. Poi un'altra osservazione che riguarda l'articolo 19 è l'osservazione 269. L'osservazione 269 chiede che la norma relativa agli immobili classificati A1A, ovvero articolo 19,3, consenta un ampliamento una tantum di 20 metri quadrati a condizione che tale incremento non sia già stato usufruito in precedenza. Poi l'articolo, quindi questo con riferimento agli immobili classificati A1A, chiedono l'inserimento di una possibilità di ampliamento di 20 metri quadrati.
questa era la 269, poi la 282, che è nella pagina successiva del registro, pagina 21, viene chiesto che al punto 7 dell'articolo 19 sia soppresso il divieto di mutamento di destinazione d'uso a terreno alla destinazione residenziale, stante la gravissima crisi del commercio al dettaglio causata dall'avvento di quello via web. Quindi questo è il tema che abbiamo visto prima, la possibilità nei centri commerciali naturali. Osservazione è la numero. È la 282, Grazie. dove chiedono al comma 7 sostanzialmente la possibilità di cambio d'uso dei negozi che sono a piano terra dei centri commerciali naturali. Ora ripeto, in realtà questo tema è trasversale a tutte le zone del piano. Non è che riguarda solo l'articolo 19, quindi ci torniamo quando affrontiamo il tema del cambio d'uso, perché non, diciamo, non è che riguarda l'articolo 19 e basta, riguarda tutto il territorio. Poi, altra osservazione è la 355, l'osservazione 355 che è a pagina 25 del registro. Pone in realtà un problema diverso, quindi c'è un riferimento all'articolo 19, ma il problema era riferito alla possibilità o meno di considerare un fabbricato esistente in una. L'osservazione verte sulla possibilità o meno di considerare esistente un fabbricato per il quale era in corso la proroga di un titolo edilizio. Questo tema è un tema diverso che abbiamo affrontato normativamente in un altro punto e che non riguarda l'articolo 19. Quindi questo è uno di quei casi in cui c'è un riferimento all'articolo 19 nell'osservazione. Ma in realtà il tema riguarda una norma diversa, quindi poi ci ritorneremo. Quindi segniamoci che l'osservazione 355 non verte sull'articolo 19 in realtà. Poi, osservazione 429, che l'ufficio ha parzialmente accolto. Verte sull'articolo 19,6 ma più in generale su vari articoli ci chiedono di inserire sostanzialmente in vari articoli tra cui il 19 questa, diciamo, precisazione che la creazione di nuovi solai e di nuovi soppalchi all'interno di volumi esistenti e quindi l'aumento di superficie entro il volume e la sagoma di tali edifici è sempre consentita su tutto il territorio nel rispetto delle destinazioni previste per le varie zone, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e salvo il pagamento dei relativi oneri. E questa è stata parzialmente accolta. E vedremo poi nel testo come è stata accolta. Tra l'altro, è stata accolta con riferimento a vari articoli 20, 21, 23, 24. Quindi poi vediamo nel testo come è stata accolta. Poi 435. Anche qui si pone il problema di consentire un maggiore ampliamento dell'edificio, un ampliamento dell'edificio che è inserito, diciamo, nella zona A1, e
e si chiede di modificare l'indice di copertura dal 50% al 40%. Poi su questo ci torneremo. Quindi c'è una richiesta di modificare l'indice di copertura. Poi 436. Si chiede di modificare l'ampliamento previsto da 30 metri quadrati a metri quadrati 40, e si argomenta il motivo per cui questi 10 metri quadrati sarebbero, diciamo, auspicabili, questi 10 metri quadrati in più. Questa non è stata accolta e poi vedremo il testo. 473. Il tema dei centri commerciali naturali, quindi della possibilità di fare il cambio d'uso per le unità a destinazione commerciale di dettaglio che si trovano nei centri commerciali naturali, e quindi lo affronteremo poi nell'allegato. 524. Qui in realtà il riferimento all'articolo 19 è, diciamo, di carattere incidentale, perché in realtà il cittadino fa un'osservazione sul fatto che non riesce a capire, diciamo così, la ragione di una serie di differenze anche per quello che riguarda la possibilità del cambio d'uso in abitativo in termini di superficie minima fra le varie zone del piano. È il tema che abbiamo discusso l'altra volta, sostanzialmente, cioè il fatto che abbiamo trattato, no, ai fini della individuazione della superficie minima utile ai fini di una destinazione d'uso residenziale, abbiamo trattato in modo, diciamo, diverso zone territoriali del nostro comune diverse, quindi Lido di Camaiore in un modo in particolare e le zone, diciamo, dei centri storici collinari in modo diverso. Quindi è il tema che abbiamo discusso l'altra volta. C'è un riferimento all'articolo 19, ma semplicemente per sottolineare che c'è una disciplina differenziata di cui, diciamo, l'osservante non riesce a accogliere il motivo, insomma, delle differenze. Poi 530, stessa cosa, stesso tema, è identica praticamente l'osservazione 530. Poi 558, a pagina 41 del registro. Questo non è un'osservazione, lo abbiamo già visto l'altra volta, è un contributo della Regione Toscana, che per quello che riguarda l'articolo 19, segnala semplicemente, se non vado errato, alcune, diciamo così, alcune necessità di correzione di errori. Non mi pare di rinvenire, salvo errori miei, una richiesta specifica sull'articolo 19. Ora magari lo dico alla Manuela Bonari, se intanto, mentre andiamo avanti, controlla anche lei. Il contributo della Regione Toscana è molto copioso, cioè molto lungo, ma non mi sembra che al di fuori di errori
ci segnalino altro sull'articolo 19, di errori quindi materiali, di riferimenti normativi che magari erano non corretti. Poi 561, 561 per quello che riguarda l'articolo 19, ci viene, diciamo così, segnalato al punto 3 della sintesi la possibilità, diciamo, l'opportunità di operare una modifica normativa sugli interventi pertinenziali. Sostanzialmente è una richiesta di con due versioni testuali diverse, cioè il cittadino dice vi suggerisco due modi diversi, diciamo, di affrontare questa richiesta. È una richiesta di ampliare la possibilità di interventi pertinenziali in relazione agli edifici che sono collocati in questa zona, perché nella norma adottata c'era un limite sugli interventi pertinenziali legato alla demolizione dei volumi secondari che facevano parte dell'organismo edilizio, purché non di impianto storico o di antica formazione, cioè la possibilità di intervento pertinenziale era legata al recupero e basta di volumi pertinenziali esistenti in termini di volumi secondari. E quindi ci chiedono di essere più, diciamo, aperti sulla capacità di fare interventi pertinenziali su questi edifici. E questa è la 561. Poi la 563. Ci chiede di ampliare la possibilità di ampliamento volumetrico da 30 metri quadrati a 40. La 567 ci segnala diciamo così, la classificazione che è stata fatta al suo edificio, a causa di come è scritto l'articolo 19, limita, diciamo, le possibilità di ampliamento ai 30 metri quadrati e limita anche la possibilità di interventi pertinenziali. Quindi ci segnala, diciamo così, l'opportunità di intervenire sulla norma per ampliare queste possibilità. Ed è la 567, la 572. Anche qui c'è il tema di un limite eccessivo, secondo l'osservante, alla possibilità di interventi pertinenziali. E anche qui viene chiesto di ampliare le capacità di intervento su questi edifici inserendo la sostituzione edilizia come categoria di intervento non prevista, l'ampliamento di metri quadrati 40 la possibilità di, diciamo, controllare questo tipo di interventi attraverso l'indicazione di un rapporto di copertura pari al 40%, e basta. Poi, questa è parzialmente accolta. Poi la 583. Pone il solito tema degli interventi pertinenziali, cioè troppo restrittiva la norma che fa riferimento soltanto alla demolizione di volumi secondari, ed è uguale ad un'altra che abbiamo già visto, cioè ci propone di ampliare questa capacità di intervento di natura pertinenziale.
Questa è la 583, la 590. Pone un'altra volta il tema degli interventi pertinenziali, pone un'altra volta il tema di inserire la categoria della sostituzione edilizia tra le possibilità di intervento, pone il tema di portare l'ampliamento fino a 40 metri quadrati e pone il tema dell'indice di copertura. Simone, sono un po' tutte simili, quindi nell'essere parzialmente accolte, cosa ha parzialmente accolto? Ora lo vediamo nel testo, infatti Ah, è giusta la tua osservazione, Michela. Molte si ripetono, no? Ecco perché secondo noi un esame, diciamo come lo stiamo facendo, si capisce di più, perché poi su un articolo, no? Una serie di richieste sono simili o uguali sul singolo articolo. Ora poi diverse quelle cartografiche che invece riguardano il singolo edificio, ma quelle normative, essendo di carattere generale, molte richieste si ripetono. Poi la 601 si chiede che all'articolo 19,7 venga tolto il divieto di cambio d'uso sui centri commerciali naturali, quindi si torna al tema che abbiamo visto più volte. 623, l'ultima osservazione sull'articolo 19, la 623, che è l'osservazione dell'Ordine degli Architetti, che a differenza di quella dei geometri non è divisa per articoli, o almeno non è divisa per articoli nella nostra sintesi, e quindi ho bisogno di 20 secondi per capire, diciamo così, ecco, l'ho trovato. Il punto che si riferisce all'articolo 19, sono due, sostanzialmente. Uno è il 2C, la vedete la sintesi? Seguendo, diciamo, la numerazione della sintesi, uno è il 2C. Si chiede di perseguire l'obiettivo di conservare l'immagine identitaria dei luoghi e la salvaguardia del rapporto spazi verdi, spazi coperti, introducendo nel PO strategie adeguate e alternative all'indirizzare le trasformazioni attraverso il solo strumento delle categorie di intervento del testo unico dell'edilizia. E l'altra, che si riferisce, diciamo, forse all'articolo 19, è la 4C. Anzi, si riferisce all'articolo 19 anche, dove ci viene detto: visto che è ammessa la realizzazione di piscine, impianti sportivi in modo troppo generico, anche in caso di edifici di valore monumentale, nei centri A3 e nei contesti inedificati, non trasformati nei tessuti urbani H1, si chiede di valutare l'esclusione o limitazione di tali manufatti nelle aree di valore storico. Quindi questa va, diciamo, in controtendenza rispetto a quello che ci hanno chiesto fino ad ora. Una serie di osservazioni chiedevano di ampliare gli interventi pertinenziali, mentre qui si dice no, nelle aree, negli edifici di valore storico ci vuole una norma un pochino più di governo di questo fenomeno. Infine, nel senso che sull'articolo 18 le osservazioni sono queste. Ora, se andiamo sul testo normativo, chiedo a Fabrizio se lo può scorrere dall'inizio, così vediamo Ti se ci volevo sono. chiedere una cosa, perché Simone, questa osservazione qui, tanti punti che elenca sono stati separati e non c'è stata scritto parzialmente accolta come intanto osservazione? Qui siamo andati un po' più nel dettaglio. Non si poteva fare per tutte. Allora, si può fare. Allora, questa è una cosa che andrebbe chiesta all'ufficio, però, Riccardo, ti segnalo questa cosa. Noi non le voteremo per punti, eh? Guarda in cima all'istruttoria, proprio in cima, vedi che c'è scritto parzialmente accolta.
Ho capito, però c'era una spiegazione, quello che ti dico io, no? Cioè, Forse nel... sono riusciti, ora questo lo chiediamo all'ufficio, sono riusciti di più a isolare le varie questioni, capito? Dipende anche da come è confezionata una, diciamo, osservazione. Però non mi pare che sia l'unico caso, aspetta che vado a vedere, Sì, ma controllo. era logico, ce ne sono poche, bisognava che tutte fossero così. No, ma scusami, non è così però, cioè nel senso che noi poi votiamo su un'osservazione che fosse anche di 40 pagine, votiamo solo un parere. Quindi, diciamo, Ho capito. te dici, io riesco a capirlo di più, riesco a capirlo Esatto. di più. Sì, questo ho Esatto. capito, però formalmente si vota un parere solo. Quindi... Sai, Ho dipende da capito come è il punto, quello confezionato. che dici, ma non capisco perché è stata fatta qualcuna così e qualcuna cosa. Ecco, è È che quello. probabilmente, ora poi l'ufficio è qui, ma probabilmente alcune si riescono a isolare di più i temi, no? E quindi si riesce di più a differenziare, diciamo, nell'istruttoria le questioni. In altre probabilmente non ci si riesce perché alcune volte l'osservazione è concatenata, capito? Comunque ce ne sono anche altre, così non è l'unica. Per esempio, il contributo della Regione Toscana, se lo vai a vedere, l'istruttoria è simile a questa qui. Quindi dipende, diciamo, dalle caratteristiche dell'osservazione, credo io. Simone, per chiarire questa cosa a Riccardo, no? Cioè, ora, nel caso dell'Ordine degli Architetti è stato anche semplice dividerla per punti, perché proprio loro, cioè, hanno costruito un'osservazione proprio per punti, no? Così come il caso della Regione Toscana, che addirittura, oltre che per punti, è per servizi, per allegati all'osservazione, cioè ogni servizio regionale ha prodotto un'osservazione, no? Quindi è chiaro che era semplice, come dire, spiegare il perché parzialmente accolta, no? Cioè, rispetto magari ai 15 punti o ai 5 allegati, di ogni allegato è parzialmente, alcuni non sono considerati, altri non sono considerati, e complessivamente è parzialmente accolta, no? No, Il ma ho capito, caso. ma anche il Collegio dei Geometri ha fatto uguale. No, no, questo guarda, è proprio esattamente, il collegio ha fatto esattamente il contrario, No, e perché. ci sono punti anche nel Collegio No, dei Geometri. no, no, il problema è che il collegio ha fatto Guarda, 128, come lo dici se non è così? due osservazioni, il collegio dei geometri. Prima ha fatto un'osservazione che era per punti, che poi è stata integrata con un testo, ve l'ho già detto l'altra volta, non con un'osservazione. Quella di Lucca, i geometri di Lucca, te forse di quell'altro. No, no, quella lì, l'albo dei geometri di Lucca, se io ricordo bene, poi. Diciamo, non sono fallibile. Quella è per punti. Non mi risulta, a me mi risulta che l'ordine dell'albo dei geometri ha fatto prima un'osservazione per punti, che poi è stata integrata con un testo normativo che è allegato all'osservazione, in cui è il nostro testo emendato, come lo vediamo ora noi, capito? Guardatela bene, osservazione Riccardo, poi magari mi Fabrizio, sbaglio. no, non ti sbagli, ma forse bisogna provare a spiegarlo, diciamo, in modo un pochino più, diciamo, usando più parole. Cioè, allora, ci sono alcune osservazioni, Riccardo, no? Dove sono stati isolati i vari punti, va bene? Quindi osservazione numero è punto 1. Punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6 e via. E spesso per temi, cioè il tema è questo, no? O facciamo questa osservazione. L'osservazione del Collegio dei Geometri, diciamo così, è una via di mezzo fra un'osservazione per punti e un'osservazione secca. Ok, perché? Perché loro cosa hanno fatto? Hanno presentato un'osservazione secca, va bene? E poi ci hanno allegato, come se tu ce l'avessi ora davanti, no? Un testo delle NTA con le modifiche che loro, diciamo, ritenevano opportune. Quindi facendo proprio loro le modifiche normative, ok? Cioè, non ha, per essere chiari,
Non hanno detto no, che ne so, su questa singola fattispecie a nostro giudizio no, bisognerebbe introdurre la possibilità di. No, hanno proprio modificato le norme. Va bene? Quindi a un'unica osservazione con un allegato. Va bene? Allora cosa ha fatto l'ufficio? L'ufficio, per consentire una lettura migliore a noi tutti, ha preso quest'unica osservazione e non l'ha divisa per punti. Vada bene? L'ha divisa per articoli, cioè siccome via via sono state modificate vari articoli, l'ufficio ha ricostruito attraverso quel testo emendato, diciamo, che cosa si chiede articolo per articolo. Ma l'osservazione non è articolata per punti, l'osservazione è secca con un allegato con un testo modificato, ok? Quindi che succede? Che quando anche in sede istruttoria che vai, diciamo, a comporre l'istruttoria, ti limiti, diciamo, a quel punto solo perché è stata presentata così ed evidenzi nei vari articoli le modifiche che sono state fatte. Mi sono spiegato, è un problema formale, tant'è che Fabrizio Cinquini si lamentava l'altra volta, no, di come è stata presentata questo tipo di osservazione, perché in realtà non è che te dovresti fare un emendamento al testo, dovresti fare delle richieste per punti. E io mi sono permesso di dire, vabbè, siccome alla fine le osservazioni sono contributi collaborativi, diciamo lo spirito era collaborativo, cioè ci volevano anche dare, no, dei suggerimenti su come modificare le norme, quindi lo prendiamo come tale e ovviamente valutiamo attentamente tutte le richieste che ci sono. Però è stata presentata in modo molto diverso. Poi Riccardo, se la prendi nella sua interezza l'osservazione, te ne puoi rendere conto di questa differenza. Allora, andando avanti. Ah, Simone, certo che risposte così erano più belline, però, eh. Io per voler fare la maligna potrei dire che hanno voluto far bella figura con la regione e la provincia. Tiro là la battuta, eh. Facciamoci una risata sopra. No, Michela, no, perché guarda che una di queste osservazioni sono l'ordine degli architetti, eh? Cioè non è che ci sono solo enti pubblici, eh? Capito? No, Ah, non è questo, ok. dipende da come è stata presentata l'osservazione, anche perché scusate, ma questo registro qui, no? È un registro di sintesi, eh? Cioè poi quando andiamo a votare noi usiamo questo registro come sintesi, ma si votano le osservazioni, eh? Non è mica che... E si votano nello stesso modo, cioè il voto sarà uno. Ok, è solo un problema dell'ufficio che ha, diciamo, sintetizzato l'istruttoria in un modo piuttosto che in un altro a seconda della forma con cui era stata presentata l'osservazione, ma non cambia la sostanza. Noi lo vediamo nel testo normativo poi, come sono state fatte le modifiche. La sostanza non cambia, è solo un problema di forma, va bene? Io la Allora, buttavo a battuta. l'articolo 19. Scorriamolo, Fabrizio. Intanto abbiamo precisato al punto 3 e al punto 4 la regola generale sull'attività edilizia libera, no? Che è sempre ammessa. L'avevamo specificato nell'articolo 10,5 e quindi facciamo riferimento all'articolo 10,5. Poi, punto 4, il tema degli interventi pertinenziali. Qui sostanzialmente, recependo una serie di osservazioni che c'erano su questo punto e che ci chiedevano di ampliare la possibilità di intervento pertinenziale, abbiamo inserito che gli interventi pertinenziali, i limiti degli interventi pertinenziali saranno fissati nel regolamento edilizio. È il ragionamento per il quale è corretto che una serie di che la disciplina degli interventi pertinenziali stia lì. Ne abbiamo già, diciamo, discusso altre volte. Quindi, alla domanda ampliate gli interventi pertinenziali, la risposta è lasciamo aperta questa possibilità nella sede propria del regolamento edilizio. Ovviamente
Di volta in volta l'ufficio mi corregge se dico delle sciocchezze, perché sono, come dire, sono come tutte le persone fallibili. Allora, poi qui si era posto il tema della possibilità, diciamo così, di ampliare alcune categorie di intervento. Abbiamo, diciamo così, ampliato la possibilità di interventi di natura di ristrutturazione edilizia, perché adesso, a differenza di quello che accadeva prima, la ristrutturazione edilizia ricostruttiva è ammessa senza particolari limiti, fermo restando il divieto di diversa collocazione dell'edificio nel lotto e nel rispetto delle altezze esistenti. Tenete No, conto, tra l'altro, che la diversa. Perché no, no, tornate indietro, per favore. mi scorri, Fabrizio? Fermo lì. Tenete conto che la diversa collocazione dell'edificio nel lotto, questo ve lo dico anche per ragioni, diciamo, professionali, mi è capitato di approfondirlo in altri comuni rispetto alla legge, è un limite della ristrutturazione edilizia, cioè è la sostituzione edilizia che ti consente una diversa collocazione dell'edificio nel lotto. La ristrutturazione edilizia no, la ristrutturazione edilizia ti può consentire una lieve traslazione, ma non una diversa azione. Quindi lo abbiamo precisato, ma viene dalla legge. Quindi vedete, prima c'era scritto, no, che il limite era quello della demolizione con fedele ricostruzione, oppure si poteva ripristinare parti di edifici crollati o demoliti. Quindi gli interventi di ristrutturazione nel testo originario erano limitati alla fedele ricostruzione oppure al ripristino. Invece qui siamo andati oltre, abbiamo detto no, va bene, la ristrutturazione edilizia ricostruttiva, ammettiamola, nel rispetto delle altezze esistenti, ma ammettiamola. Dicevi, Alberto, vuoi, su questo punto vuoi intervenire, se ho capito bene? Sì, mi hai detto, avevi integrato il tuo intervento dicendo con piccole modifiche traslative, che di fatto mi eviti, cioè te mi limiti, perché se mi dici con divieto di diversa collocazione dell'edificio nel lotto, quindi non mi fai l'eccezione, come hai detto te, con modiche modifiche traslative. Non mi sembra che tu abbia ampliato, mi sembra che tu l'abbia limitato. No, allora, rispetto al testo preesistente è un dato oggettivo che è ampliato, no, Alberto? Se guardi il testo preesistente, si poteva intervenire con la ristrutturazione solo con fedele ricostruzione e ripristinando parti di edifici crollati o demoliti. Quindi, rispetto al testo precedente, è stato ampliato. Ora, No, questa questione. no. Come Mi no? dicevi, prima mi dicevi la ristrutturazione edilizia ricostruttiva con divieto di diversa collocazione dell'edificio nel lotto e nel rispetto delle altezze esistenti, limitatamente a solo caso, ovvero mi vietavi di spostarlo e di modificare le No, altezze solo. scusa, ma il testo giallo senza righe è stato introdotto, eh? Oh! E certo. Quindi il testo preesistente diceva la ristrutturazione edilizia ricostruttiva limitatamente ai soli casi di. Il testo giallo è introdotto ora, eh? Quindi prima la norma era la ristrutturazione edilizia ricostruttiva. No, è ammessa all'inizio, diciamo, dell'articolo, limitatamente solo i casi di la parte con divieto di diversa collocazione dell'edificio nel lotto e nel rispetto delle altezze esistenti e l'eliminazione di tutto il resto è stata introdotta ora, eh? Capito, Alberto? Quindi è ampliata, la possibilità è ampliata. Ora te poni un'altra questione. Cioè dici, ma si capisce qui che una lieve traslazione è ammessa? Io vi posso dire questo, perché l'ho approfondito.
Nel DPGR 39R della regione Toscana, nella definizione di sagoma, c'è scritto in modo preciso che la lieve traslazione dell'edificio non comporta neppure modifica della sagoma. Da questo si comprende che nella ristrutturazione edilizia una lieve traslazione dell'edificio è possibile. Chiaramente una lieve traslazione, cioè ci deve essere una sovrapposizione, no, fra il sedime originario e il sedime nuovo. Chiaramente se lo sposto, invece, Scusa allora lì Simone, cado nella superficie. la lieve che si intende? Cioè, se io lo sposto di 5 metri, sempre all'interno è lieve Questo si potrebbe discutere a lungo. Secondo me una lieve traslazione è una traslazione dove una sovrapposizione fra il vecchio sedime dell'edificio e il nuovo sedime c'è. Perché magari io riconfiguro dal punto di vista planimetrico l'edificio e quindi ho necessità di, no, di, diciamo così, di sistemarlo rispetto al lotto. Quindi questo, Riccardo, diventa difficile da dire. Però è un problema che sta nella definizione degli interventi edilizi, cioè non è che lo possiamo risolvere noi. Per essere chiari, anche se uno ce lo toglie con divieto di diversa collocazione dell'edificio nel lotto, è comunque c'è il divieto, perché è la differenza fra ristrutturazione edilizia e sostituzione edilizia. Questo nella legge regionale toscana, eh? Poi ora nel frattempo è stato cambiato il testo unico dell'edilizia. È stata ampliata la categoria della ristrutturazione edilizia, quindi bisogna capire che succede, tra l'altro. Però noi lavoriamo con la legge regionale. Fabrizio, ti torna quello che dico? Manola, vi torna quello che dico? Ora, mi viene in mente una cosa a me, se la posso dire, magari dico una cosa che non corrisponde alla realtà. Se io ci avessi una villetta singola, no? Che magari è distante 5 metri dal confine, la lieve traslazione, se io la porto per dire 5 metri oltre il confine del vicino, perché io ho un terreno dall'altra parte, e poi posso ampliare sopra perché posso ampliare. Lo posso fare per dire io 5 metri, vado 5 metri verso il mio terreno che ho, quindi ottengo 10 metri di distanza al vicino e quindi posso anche fare il secondo piano liberamente. Questo può essere No, ma fattibile. qui il tema è un altro, Riccardo. Lo dico solo per inquadrarlo. Noi siamo qui in un ambito che riguarda la città giardino e balneare, cioè la zona più storica di Lido di Camaiore, no? Quella che nel piano operativo, come ricorderete, anche su indicazione della soprintendenza, noi abbiamo individuato con una coloritura diversa dal resto di Lido di Camaiore, perché è la parte che anche la soprintendenza valuta più di pregio, cioè la parte più, diciamo, lato Viareggio, intorno a Via del Fortino, eccetera, dove c'è quel sistema, diciamo così, no, anche di ville, con quel rapporto tra costruito e spazi liberi verdi che viene valutato di pregio. È la nostra città giardino, no? La città giardino di Lido di Camaiore è una parte del centro di Lido di Camaiore, quella più storica. Allora, qui il tema, Riccardo, è qual è, diciamo, la normativa più corretta dal punto di vista della necessità di un equilibrio tra esigenze di recupero sull'esistente e tutela, no, di questa bellezza. Ora, scusa se banalizzo per capirsi. Allora, che succede? Che se io gli edifici li comincio a spostare, no, rischio, diciamo, questo quadro che ha anche una sua omogeneità a Lido di Camaiore a volte, di scombinarlo. E tra l'altro, guardate, con un aspetto anche, insomma, che la soprintendenza attenziona, perché è stata la soprintendenza a chiederci sin dal piano strutturale diciamo, di avere un'attenzione particolare a questo territorio. Ecco perché la sostituzione edilizia non ci siamo sentiti di metterla, perché la sostituzione edilizia è un intervento che ti consente non solo la demolizione e ricostruzione dell'edificio, ma addirittura ti consente proprio di spostarlo dove vuoi. Ora, può anche essere che uno spostamento Io dal infatti volevo capire questo. Cioè, Esatto. Il tema è se questo, cioè secondo noi questa è un'area dove, diciamo, tendenzialmente la posizione degli edifici dovrebbe rimanere quella che è.
perché si riconosce, diciamo, un valore paesaggistico ambientale alla configurazione attuale, capito? Questo è un po' il tema. L'ho capito, ma se te mi dici che la lieve traslazione è rimanere nell'ambito della vecchia sagoma, basta che ce ne sia un pezzetto, e io lo posso spostare l'edificio. La lieve traslazione è un concetto che è nel DPGR della Regione Toscana Io ho e capito, ho capito. che non è definito. Secondo me, lieve traslazione è qualcosa che è strettamente funzionale alla riconfigurazione planivolumetrica che magari la norma ti consente e che quindi presuppone sempre che una sovrapposizione tra il vecchio e il nuovo sia possibile. Poi dipende, secondo me, è la mia opinione. Poi dipende da caso a caso, cioè come si fa a dire in astratto se una lieve traslazione è 1 metro, 2 metri o 30 centimetri? Dipende, Posso? onestamente. Io non saprei dirlo. Ecco, io non saprei dirlo. Non so Io se Manola, Fabrizio vogliono intervenire. volevo precisare, no, perché ho preso la legge regionale, no? Perché la definizione della legge regionale di ristrutturazione edilizia ricostruttiva si articola su quattro tipologie. La prima sarebbe demolizione con fedele ricostruzione. Nonché ora lo sto sintetizzando, nonché nella stessa collocazione con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Poi c'è la seconda possibilità, demolizione e ricostruzione, comunque configurata, quindi non fedele, anche con diversa sagoma. Di edifici purché non comportanti incrementi di volumetria rispetto a quelli preesistenti, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Poi, terza tipologia, interventi di demolizione e ricostruzione del punto precedente eseguiti su immobili sottoposti ai vincoli di cui al codice nel rispetto della sagoma dell'edificio esistente e poi il ripristino di edifici o parti di essi crollati e demoliti. Ecco, questo è la, Quindi diciamo, si muove su queste descrizioni qui gli interventi di ricostruzione. dicevo Manola, mi casca l'occhio su un possibile. La lettera H a cosa fa riferimento? Gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in, fa parte dell'articolo 134, trasformazioni urbanistiche soggette a permesso di La costruire. lettera H a cosa fa riferimento? A quali di questi interventi fa riferimento? Agli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva. Tutti quindi, tutti quelli che hai Sì, letto sono sotto la sono quattro lettera H. tipologie, sì, è tutta la lettera H. Tutta la lettera H, ok. E te però me ne limiti una. Scusate, No, secondo no, me, hai ma fatto questo è un un mio massimo. pensiero, cioè Alberto, in scusate. realtà. Scusate, ma è Scusate. un falso problema perché sfugge a tutti che Lido è dentro il codice dei beni culturali del paesaggio, no? Quindi viene colpito dal codice dei beni culturali del paesaggio e quindi la modifica della sagoma impatta sul fatto che poi comunque Lido è vincolata sia ai sensi del 136 sia ai sensi del Galasso, no? Quindi stiamo ragionando di un problema inesistente perché è lo stesso codice del paesaggio che nel caso di situazione edilizia ricostruttiva poi, come dire, chiede di non modificare la sagoma nel Scusa caso di Fabrizio, restituzione. però, se no ingeneriamo un equivoco, ma qui la modifica della sagoma è consentita, Ma ne sì, aspetta, via, apro la legge, se no. La modifica della sagoma, ce l'ha Il appena comma letta 2 la del modifica comma. della sagoma nella ristrutturazione edilizia ricostruttiva è consentita. Quello che non è consentito è collocare l'edificio in un punto diverso del lotto. Questo non è consentito. La lieve traslazione è consentita, sì, la lieve traslazione è consentita perché nella definizione di sagoma che si trova nel DPGR della Regione Toscana, si dice che una lieve traslazione non incide sulla sagoma e quindi se posso modificare la sagoma, a maggior ragione posso fare una lieve traslazione. Qual è una lieve traslazione? Secondo me quella strettamente necessaria a
a realizzare l'intervento planimolumetrico così come la norma ti consente di farlo. Ve lo dico perché l'ho approfondito. Ho qualche dubbio su questa interpretazione, per ora si entra, tanto non dipende da noi, ma dipenderà dalla soprintendenza, perché vi condivido, scusate, vi condivido la legge. L'avevi già condivisa. Perché non capisco come funziona la condivisione, scusate. Se guardate, queste sono le famose casistiche che diceva Ma questi non sono Manuela, no? immobili Quindi. sottoposti ai vincoli, scusa Fabrizio. Qui noi abbiamo un vincolo paesaggistico, eh. Questa fa riferimento agli immobili sottoposti ai vincoli. Ora, poi abbiamo anche Jacopo, ma secondo me è un'altra cosa. Ma è Tant'è che generico, vincoli di cui al codice, il codice ma del paesaggio. sull'immobili, secondo me no, e credo che la soprintendenza di Lucca la interpreti come dico io, però mi sbaglierò. Ma Cioè. scusate, quindi al Lido di Camaiore non è stata mai modificata la sagoma? In passato al Lido di Camaiore non è stata mai modificata la sagoma? È una domanda che faccio. Devi ammettere la sostituzione edilizia, altrimenti non puoi modificare la sagoma. E allora è un problema. Allora, se è così è un problema, perché il senso dell'accoglimento dell'osservazione era consentire la ristrutturazione edilizia ricostruttiva senza arrivare alla sostituzione edilizia, nel senso senza arrivare alla collocazione diversa dell'edificio. Tant'è che abbiamo scritto senza collocarlo in un altro punto. Allora è un problema. Però allora scusa Fabrizio, te hai tolto nel testo che c'era l'obbligo di ricostruirli uguali, ma allora è come un averlo tolto. Se è così come dici te, è come un averlo tolto. Lo vedi che hai tolto interventi di demolizione con fedele ricostruzione? No, però la fedele ricostruzione è una cosa e la ristrutturazione edilizia senza modifica della sagoma è un'altra, eh. Oh, E la più o fedele meno è la ricostruzione. stessa cosa, eh. No, Ora, no, se né più né meno non ci starei tanto, non ci andrei così tutto sottile, non è esattamente la stessa cosa. Lascia quei ma dei margini di movimento fra diciamo, il mantenimento della sagoma e la fedele ricostruzione. Poi è chiaro che sono tutte interpretazioni, qui dopo è nella istruttoria del titolo che avviene, diciamo, si ricompone, diciamo, l'analisi allora, però, dell'intervento. siccome qui ho un problema di interpretazione della legge regionale, allora chiedo io che di approfondirlo questo punto, perché secondo me il riferimento agli immobili è il riferimento agli edifici vincolati, non il riferimento a un vincolo che è paesaggistico sui 300 metri dal mare, secondo me. Però, siccome naturalmente mi posso sbagliare come, ci mancherebbe, approfondiamolo questo aspetto, perché. Ripeto, la volontà qui è un'altra, tant'è che l'unico limite che si indica è quello della diversa collocazione dell'edificio nel lotto. Non aveva senso scrivercelo se io devo rifare la No, sagoma. ha senso Simone, ha senso perché in realtà la città giardino non tutta è nei 300 metri, c'è anche una parte che non è nei 300 metri, capito? Quindi. Arrivano all'Aurelia i 300 metri, quindi io No. credo che se non c'è tutta. C'è il 90%, Fabrizio, perché. Ma che differenza farebbe Fabrizio, il vincolo aree tutelate per legge e quello da decreto, sempre vincolo paesaggistico, Sì, cioè ora io sempre il non mi codice. ricordo il vincolo da decreto in che punto agisce al Lido, quindi ora si No, bisognerebbero no, le il carte. decreto ce n'ha due che si sovrappongano, diciamo da Viareggio a Pietrasanta per un chilometro è tutto vincolato, con due DM che si sovrappongono, Quindi più non è sempre la esatto. fascia dei 300 metri. Potete riprendere la legge un attimo, così vi Tant'è che dico. infatti, vedi Manola, arriva all'Aurelia, esattamente il chilometro, vedi? Infatti, Appunto. certo. Potete riprendere la legge un attimo solo. Non capisco perché non me. Ce la fai Sì, a riprendere? sì, però c'è mi compare una cosa che non capisco perché. Aspetta un attimo. Aspetta, eh. Un attimo.
Scusate, ma scelto un'opzione di condivisione. Oh, schermo, scusate. Oh. Ora dovreste vederla. Allora, il punto 3, no? Dice Di cui al punto 2 vedi eseguiti su immobili nel però rispetto della sala del che vuol dire sui mobili sottoposti ai vincoli di cui è il codice? Nel senso che, ora ripeto, ci sono vincoli sugli edifici nel codice dei beni culturali e vincoli di tipo paesaggistico. Allora, se qui si fa riferimento ai vincoli sugli edifici, è una cosa. Se si fa riferimento al fatto che basti che gli immobili sono collocati in una zona dove c'è un vincolo paesaggistico, allora è un'altra. Però allora questo varrebbe anche per gli edifici che sono, che ne so, a Camaiore, vicini al fiume Camaiore. Posso Cioè, fare una proposta? Posso fare una proposta? È impossibile che questo punto della legge regionale non abbia qualche scioglimento che è stato ma chiesto in sì. questo frattempo. Quindi voglio Sì, dire. ma infatti io ve lo dico perché è l'interpretazione che mi viene data, ecco, diciamo, non perché ce gliela do L'interpretazione io, perché che viene data quindi vuol dire ai sensi della parte terza del codice. di La tutto parte il codice, di terza del codice. qualsiasi vincolo indichi il codice, perché per immobili l'immobile è qualsiasi bene, capito? No, per il codice no. Per il codice no, il codice distingue in modo netto fra i vincoli sugli immobili e li chiama così e fa riferimento agli edifici e i vincoli di natura paesaggistica. Quindi un è così, perché questo lo so anch'io. Allora, non dico che ho ragione, dico che questa facilità, se così fosse, con la quale viene interpretato restrittivamente questo punto della norma, mi sembra insomma un po'. Quindi, ma sicuramente, come dice Jacopo, la Regione Toscana ce lo saprà dire, perché ora se no. Perché anch'io sono dell'idea di Simone, nel senso che ricordo distintamente che nella parte degli immobili, quando si parla di immobili, si fa riferimento alla seconda parte del codice, quindi alla tutela culturale, e quando si parlava di aree, alla parte del paesaggio. Però ci sta che sia. Io su questo non alzo le mani perché potrei anche sbagliarmi anch'io. Su questo va verificato. Civile al Che codice, sei il sto. codice. Se prendete il codice c'è uno spartiacque, una parte è sugli immobili col vincolo culturale, una parte è sulle aree. E il codice usa due terminologie diverse, immobili e aree. Poi è vero, civilisticamente gli immobili sono anche le aree, ma non nella terminologia del codice. Nella terminologia del codice no. Quindi però, per l'amor di Dio, siccome poi conta alla fine, non se ho ragione io o Jacopo, oppure conta come viene interpretato dalla sovrintendenza e dalla regione, perché poi con la regione ci si fa poco, diciamo, a volte. E quindi sentiamo la regione toscana come viene interpretata. Sicuramente, vedi, all'articolo 10 si parla di cose immobili e mobili, ok? Salve. Sì. Dopodiché andiamo al 134. Alberto, microfono. Esatto, anche con la firma digitale, perfetto. Alberto, Alberto, microfono. microfono. Sì, ma le aree, noi il vincolo l'abbiamo sull'area, eh. Capito che voglio dire io? Cioè, immobili ed aree. Parla. Cioè, noi non abbiamo un vincolo sugli immobili, noi abbiamo un vincolo sull'area. Questo Quattro dico. sono clienti che mi sono detto, va bene, le aggiorno qui. Immobili ed aree, vedi anche il 136, cioè. Assolutamente no, perché se no non me Alberto, l'hanno telefono, il il microfono. porto non me l'accetta, documenti non firmati né da me. Alberto, microfono. Alberto. Non sente. Sì. Forse l'ha staccato, mandategli un Lo messaggio. so, Simone, Attenta, però ecco, io non avrei questa sicurezza leggendo no, l'articolo nemmeno 136. io, nemmeno io. Tant'è Fabrizio che quando parla di beni immobili, vedi, arriva fino agli alberi.
Sì. Però, per l'amor di Dio, facciamo una verifica. Secondo me è così, però sentiamo Però come viene questo interpretato. sì. Vabbè, sì, si può. Sentiamo un po' in giro, ecco, come viene interpretato. Dice, in effetti, ora che me lo dice, a me mi era capitato proprio nel caso di Lucca, però il caso di Lucca ha il vantaggio che è tutte e due, sia 136 che articolo 10, no? Cioè quasi tutta la città è dichiarata, è ben architettonico, quindi è anche 136, capito? Sì. Allora qui bisogna un po' un attimo capirla questa cosa. Vabbè, ma la capiamo in modo che siamo consapevoli della scrittura della norma. Quindi questa cosa la Vabbè. accantoniamo momentaneamente, in modo che è chiaro, diciamo così, poi quello che scriviamo, no? Nel senso che poi, come ci ricordava Fabrizio, non è che la definizione normativa ci inchioda. Perché no, uno potrebbe anche dire allora ammetto anche la sostituzione edilizia. Il problema è che la sostituzione edilizia rischia poi magari di creare altri problemi. Cioè, se la ristrutturazione edilizia ricostruttiva fosse consentita nei termini che si diceva, è una mia opinione ovviamente, sarebbe diciamo il limite giusto rispetto a un'area dove alcune caratteristiche di omogeneità ci sono e andrebbero un minimo tutelate. Se invece ci si deve muovere sulla sostituzione edilizia, allora bisogna costruire una norma, no? Con una serie, diciamo così, di confini intorno alla sostituzione edilizia. Però vediamo, cerchiamo di capire meglio il 134 lettera H, come viene interpretato in quel punto lì. Va bene? Sì. Poi, scorrendo l'articolo. C'era, l'avete visto, calpestabile sostituito con edificabile. I metri quadrati sono 35 perché corrispondono a 30 metri quadrati di superficie utile. Allora, qui il punto è, alcuni no, osservazioni ci chiedevano portatelo a 40, da 30 a 40, e quindi poi tradotto in superficie edificabile sarebbe stato un po' più di 40. Il punto è che questa cosa non è accoglibile per una ragione molto banale, che noi abbiamo assestato l'ampliamento a 40 metri quadrati nelle aree che non hanno pregio storico. Quindi non possiamo equiparare le aree che invece diciamo hanno un valore storico e che la sovrintendenza ci chiede di riconoscere come tale con no, le aree diciamo dove l'edificato ha meno qualità. Cioè una distinzione ci deve essere. E quindi 30 metri quadrati che poi trasformati in superficie edificabile diventano 35, ci sembrava, diciamo, la misura corretta, perché 40 porterebbe ad un'assimilazione con un tessuto edificato completamente diverso, cioè si creerebbe un problema di costruzione sistematica della normativa, no? Che deve poter avere delle differenze per essere riconoscibile, come tale. E queste differenze ci sono chieste anche da chi è preposto al vincolo paesaggistico. Quindi qui siamo su un'area delicata, dove gli equilibri sono fondamentali per poter portare in fondo il piano, perché ve lo ricordo, c'è una conferenza dei servizi finale che è quella che poi deve verificare la conformità del nostro piano rispetto alle norme paesaggistiche del PIT. Quindi nel momento in cui l'equilibrio, diciamo così, salta e si assimilano una serie di cose a un tessuto residenziale, diciamo, meno di qualità, si creano dei problemi. Poi andiamo avanti. Torna un attimo su, Fabrizio. Ecco, qui è stato precisato che mi pareva ci fosse un'osservazione che andava in questa direzione, poi c'è anche il riferimento 45, eventualmente andiamo a vedere, che 45 è l'osservazione d'ufficio, mentre 46
è l'osservazione degli architetti, che comunque verteva sempre sul solito tema delle pertinenze. Cioè, da un lato abbiamo ampliato la possibilità degli interventi pertinenziali dicendo che sarà regolamento edilizio a disciplinarli. Dall'altro lato abbiamo detto che nel regolamento edilizio, vedete la seconda osservazione dove c'è il numerino 46, abbiamo detto che il regolamento edilizio, questa disciplina dovrà articolarla tenendo conto, diciamo, delle differenti classificazioni, no? E quindi tenendo conto anche dell'esistenza di un tessuto storico che è diverso da quello più recente, e abbiamo precisato che gli ampliamenti di 30 metri quadrati devono riguardare l'edificio principale in questo tessuto e non i manufatti di pertinenza, perché c'è in questa zona, appunto, che è la città balneare di Lido di Camaiore, insomma, l'obiettivo che ci chiede anche la soprintendenza di salvaguardare è quello di, diciamo, consentire l'intervento sull'esistente, ma mantenendo un'omogeneità di contesto. E quindi abbiamo precisato che i 30 metri quadrati devono riguardare l'edificio principale e non le pertinenze che saranno regolate nel regolamento edilizio. Poi al comma 7 c'è semplicemente una precisazione perché si fa riferimento al comma 8. Al comma 8 abbiamo scritto: indipendentemente dalla classificazione storico-tipologica degli insediamenti definite e disciplinate ai precedenti commi, per gli edifici o complessi di edifici esistenti a destinazione turistico-ricettiva, il mutamento di destinazione d'uso in altre categorie funzionali è ammesso secondo le disposizioni e alle condizioni appositamente definite dal PO all'appendice B delle presenti norme. Questa è una precisazione che si rende necessaria per il fatto che in questa partizione spaziale cadono degli alberghi, ci sono anche gli alberghi in questa partizione spaziale, e noi abbiamo precisato che la disciplina degli alberghi è unitaria ed è quella che è nell'appendice B, e cioè che conoscete già perché è figlia di questo regolamento urbanistico già in vigore, cioè no, che il cambio d'uso in residenziale degli alberghi si può fare soltanto a certe condizioni molto restrittive per gli alberghi esistenti, un pochino più ampie nel caso in cui un immobile sia dismesso da molti anni. Quindi semplicemente si dice: se un albergo cade in questa zona, gli si applica la disciplina che vale per tutti gli alberghi. E poi non so se ci sono altre modifiche. Non ci sono altre modifiche. Io, Presidente, alle 18 ho un Allora, sì, problema. prendo la parola perché abbiamo. Mi sentite? Sì, abbiamo, come concordato già anche l'altra volta, avevamo stabilito come termine per le commissioni le 18, anche per ragioni d'ufficio, perché poi la trasmissione della commissione non può più essere garantita data l'assenza del personale. Abbiamo già fissato come data per la prossima commissione, quella di lunedì prossimo, e a seguito della quale però dobbiamo riconcordare un calendario. Le giornate di lunedì e mercoledì, questo lo segnalo ai commissari, erano state individuate anche con la loro condivisione in ragione delle disponibilità dell'ufficio e dell'architetto Cinquini. Quindi, se i commissari loro mi confermano che queste potrebbero essere comunque date accoglibili, ci muoviamo in continuità e vediamo di poter occupare anche date successive al prossimo lunedì. A te parli dei giorni lunedì e mercoledì. Voglio Sì, in sentire prevalenza. anche Fabrizio Cinquini come è messo. Appunto. Sì. Scusate, io mercoledì 23 ho già una conferenza pubblica programmata, quindi andiamo a lunedì 28 e mercoledì 30. Per quelle due date ci sei. Non ci sono, sì, non ci sono mercoledì 23. Ora è anche vero che, diciamo, se la discussione va avanti in questo modo, cioè,
può essere anche l'ufficio che ogni tanto fa l'assistenza, cioè non credo che sia sempre indispensabile la mia presenza. Può succedere che se qualche volta non ci sono, secondo me la commissione può tranquillamente lavorare, poi un dubbio magari lo risolviamo la volta dopo, cioè se 23 vi volete comunque vedere, capito? Io e l'ufficio è Penso. disponibile. Ha ragione Fabrizio, il 23 per esempio mi tornerebbe bene anche a me la prossima settimana, un paio di giorni. Io Lo sono dico perché, d'accordo. nel senso, è chiaro che ogni tanto magari la mia presenza per un chiarimento, eccetera, però a parte che c'è Manola e Roberto che come me possono tranquillamente chiarire, ma ci fosse poi una situazione particolarmente complessa che neanche l'ufficio riesce a risolvere, la rimandate la volta dopo, però almeno continuate i lavori, perché siamo solo all'articolo 20, no? Quindi se non vogliamo, se vogliamo mantenere, diciamo, ritmo adeguato, probabilmente, ecco, se ogni tanto io manco, io direi che di andare avanti, eventualmente poi uno si appunta alla questione da risolvere quando poi ci sono. Sono d'accordo. Sì, si può procedere in questi termini, va bene? Se siete già disponibili, allora intanto programmiamo subito la commissione il 23, il 28 e il 30. Ok, va intanto facciamo così. Ok, con la stessa modalità. Va bene. Michela, posso dire una cosa a Michela? La mia non voleva essere una sottrazione non era un commento sulla sottrazione alla commissione, era un dubbio che avevo, non, proprio di una questione proprio pratica. È chiaro che la commissione deve sviscerare tutte le osservazioni e guardarle nei dettagli, perché più lo fa e più, come dire, prepara il Consiglio Comunale a un voto responsabile e in scienza e coscienza. Lo dicevo proprio in termini poi pratici di doverle proprio votare per un problema di tempo, non per un problema di responsabilità. Non so se riesco a spiegarmi, non era per sottrarre alla commissione una riflessione, capito? Era semplicemente una questione burocratica, diciamo. Fabrizio, tesoro mio, fa come ti pare, è stato un commento infelice, credimi, guarda, te mettila nel piano che ti pare, non è stato un commento fatto bene nella sede giusta, credimi, te fa come ti pare, questo ti passo tutto, ma questo qui non te lo posso passare, ti dico la verità. Via, io tanto sono papale, papale, le dico come Vabbè, ma le penso. dicevo, Ma questo non te lo passo. l'architetto Cinquini non è che ha responsabilità politiche, No, fortunatamente no, per lui. no, 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 ma per carità di Dio, ma io sono schietta, Simone, lo sapete come sono, ormai lo sapete come sono fatta. Quel che ho sul cuore, sulla lingua, la lingua non ce la faccio a tenerla a freno. E è così, e sto discorso mi è piaciuto e lo dico, ormai sono fatta così. Non me ne volete, mandatemi gli accidenti, fate come vi pare, ma quel che ho sul cuore, sulla lingua e lo tiro fuori. Non c'è Purtroppo sono fatta così. bisogno. Comunque, mi sembra onestamente che si sta lavorando con molta attenzione su tutte le osservazioni. Poi, quando andremo a votare, io non credo che ci sarà, lo diceva anche Riccardo Erra prima, un atteggiamento ostruzionistico. Ci sarà un atteggiamento che guarda le esigenze sostanziali, nel senso che sono sicuro che su tutta una serie di osservazioni sulle quali abbiamo discusso e ridiscusso si potrà procedere speditamente, no? E poi se c'è qualche dubbio o qualche necessità ci si fermerà. Insomma, l'importante è che ci sia il giusto coinvolgimento della commissione senza che, come dire, no? Degli eccessi che poi non corrispondono a un'esigenza partecipativa, ma che ci farebbero perdere soltanto tempo, anche perché guardate, questo prescinde dai colori politici, al di là di come poi il lavoro finale sarà giudicato, ognuno farà le sue valutazioni, è fuori discussione che c'è un'attesa su questo piano. C'è un'attesa perché il fatto che il piano liberi delle opportunità è oggettivo. Quindi abbiamo una responsabilità che secondo me va oltre gli schieramenti politici, nel senso che dobbiamo essere profondamente partecipativi, ma anche essere efficienti, perché quando si chiede che la pubblica amministrazione sia efficiente, questo vale anche per noi, non vale soltanto per gli uffici, no? Quindi l'efficienza qui è riuscire a non perdersi in formalismi, ma a poter discutere sostanzialmente dei problemi.
perché allontanare l'approvazione di questo piano per ragioni non sostanziali sarebbe un errore non per chi amministra, ma per la città. In una fase storica in cui c'è il 110%, ci sono un sacco di opportunità, ritardare per nulla l'approvazione del piano sarebbe un danno alla città, non un danno alla parte politica. Però devo dire che io non ho motivi di lamentarmi, nel senso che la commissione sta lavorando seriamente. No, bisogna andare avanti, hai ragione Simone. Ora, questa parte normativa, forse io non l'ho capita. Se ti dovessi dire sinceramente, perché te l'ho detto prima, se ti dovessi dire sinceramente che sono molto contenta per come se sono molto soddisfatta, ecco, forse non l'ho capita la parte normativa, di come si stanno visionando queste osservazioni, ti dirà una bugia, ora come ora, ti dico la verità. Ero Ma più. perché è complicata, è anche molto Ecco, tecnica. No, forse non l'ho capita, ecco, non ci sono ancora entrata. non è un problema di non capirla, è un problema che è molto tecnica. Cioè, io che, diciamo, per ragioni anche professionali me ne occupo a volte, fuori ovviamente dal Comune di Camaiore, e che faccio l'assessore da quasi 10 anni, e che sono stato in commissione urbanistica quando ero consigliere comunale, e, insomma, dopo tanti anni un pochino di strumenti ce li ho e non sono quelli che ha, per esempio, no, l'architetto Cinquini piuttosto che l'architetto Lucchesi, piuttosto che l'architetto Bonari, piuttosto che anche alcuni professionisti che ci lavorano tutti i giorni. E te, che ovviamente fai tutt'altro nella Certo, vita, è difficile certo, entrare in questa materia, ma questo indipendentemente da come illustriamo le... cioè non è un problema di ordine delle osservazioni, capito Michele? È un problema che sintetizzare un contenuto tecnico di un'osservazione non è facile, non è facile in generale, ecco, insomma. Beh, comunque andiamo avanti e vediamo di fare il prima possibile. Via. Il meglio possibile, certo. Va bene, ci vediamo lunedì, sì, lunedì alle 3. Ciao a Ciao tutti! ragazzi. Ciao, ciao.